finalmente live finalmente live perché perché alessandro perché c'è bisogno di finalmente live grandissimo che ti userò per uno spot non so ancora quale ma perché c'è bisogno questa cosa qua che c'è bisogno di c'è bisogno Finalmente cani vermi vermi cani grandissimo vermi cani siete tutti dei cani vermi cani è bellissima una <ride> Un saluto a tutta la cia. Siamo già in 93. Ciao! Io sapete che spiego qua. Grazie, ragazzi. Allora state con noi e dopo faremo un ride a, al pancio dopo le 11, quando noi stacchiamo e loro andranno in onda. Che l'ho sentito, che, e quindi gli faremo. Al poi... pancio sia sì, Manfredi no esatto. Al pancio sia sì, Manfredi no, esatto. Infatti, gli ho messo il cuore solo perché il pancio si sta sbevazzando una bottiglia e poi sarà live ma non a Manfredi perché? cani vermi Salute. vermi cani <ride> perché ho vermi cane allora ciao a tutti ciao al Pris, ciao al Pris Urge, Lai, like, Grande Cava, ciao Franks Manfredi vermi cane Manfredi è un verme cane. E tra l'altro devo mandare una foto di uno yogurt e Mi sono dimenticata, ve l'avete fatto in mente. Siamo già Al in 200. Il gusto di verme, lo yogurt di, di verme. Goal di Nando Buonasera, golle. buonasera Fabio. Buonasera, Ale. Sempre presenti questa sera. Attenzione perché il titolo è chiaro: Chaos Zang. Gola l'incrocio dei pali palli contro la Francia. Questo subito. La pavarda contro l'Argentina. La composta non è la marmellata. grandissimo. Jacopo Collinucci. Aggi abbiamo già scollinucciato. scollinucciato. Abbiamo già scollinucciato la prima, il primo aiuto al canale. Grazie, Jacopo. Dopo ti aspetto per entrando dentro al canale e domandando ad Alessandro grandissimo Jacopo Collinucci, abbiamo Scollinucci già la prima la prima la prima aiuto d'azione. grazie, grazie a Gioacchino Mamiscalco, old friend of the channel buonasera ragazzi sempre presente, sempre Forza Inter grazie di cuore Gioacchino allora, grazie alla faccia dei vermicani siamo già a 263 Alessandro, allora per quelli come Jacopo, perché la composta non è una marmellata e lo si sa, per i vermi cani, nuovo tormentone, e perché c'è bisogno di finalmente live, che lo useremo per uno spot questa sera. Il titolo è Caos Zang. Poi, Jacopo ti faccio entrare. Caso Acerbi, schiatteremo, moriremo tutti. Stella di cartoni e vi piacerebbe. E in più, dobbiamo dirlo, canali rosso, bianco, neri di tuoi colleghi e dei quali io mi vergognerei e non sto scherzando perché c'è un limite no? c'è l'educazione c'è la verità, c'è un limite che non si supera si riconosce anche la bravura d'avversario, invece ci sono dei tuoi colleghi mi che mi non sono fanno... Fabio mi melonizzo <ride> esatto Quel, quel gesto lì che ci ha fatto fare la solita figura bellissima in tutto il mondo. <ride> Me che poi era un po' anche Pippo 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 Pippo. Esatto. Non è capito. Noi, pipo, pipo. era che vivevi, dico i Pippo Gianfranco D'Agro. Vabbè, la pasta è e quella. I telerone? Cos'è che era là. il telerone? Pippo 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 Pippo. Io già ho io 4 anni, però <ride> sì. era era lui, eh, era vabbè. lui. Beato a te, verme cane, Io ho già vecchio. Cani verme. Allora, ciao Mario, ciao Clint, ciao ai vermicani che ci vogliono male. Ciao Andrea Pilato, ciao Fabio Gisotti, ciao, 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 ciao a tutti vermicani. Hashtag, ciao, ciao a Daniele, ciao, Tommaso, ciao, Stetti, ciao, 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 Cesco. Luigi, Franks, my old friend, mio vecchio amico Franks, Nicolò, Marco, Dalla Ricca, Leonardo, Tusi, e... insomma, allora i vermi cani ci vogliono male, Alessandro. Vai con la capocchia introduttiva, e io ho un po' di notizie di calcio: mercato sulle quali mi voglio confrontare con te perché qualcuno le ha smentite e voglio parlarne. È l'ultima curva, Ale, il rettilineo. Si vede l'ho detto anche Ciala, e nonostante qualche inciampo di qualche calciatore in qualche piccolo infortunio in nazionale. Adesso ci sarà l'Empoli. Ti faccio una domanda. Quindi si giocherà a Pasqua totalmente, no? Pasqua, Pasquetta? No, sabato e lunedì. Pasqua, Quindi si salta. Ok, perfetto. Si salta Santa Pasqua e si fa. Quindi l'Inter giocherà il lunedì. 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 Sì, perfetto. Ok. Io vi comunico. Adesso sto guardando anche Milano. Ma qui sul Lago, Alto Lago. La situazione chiaramente è fantoziana, nel senso che chiudono le scuole, chiudono un po' le fabbriche, gli impiegati possono avere dei giorni liberi e possono andare a godersi la Pasqua sotto ah beh, la grave. Non c'è un giorno Cristo della Madonna. Questa invece è Milano, ma non è messa... anzi è messa peggio Milano perché chiaramente... Poi, chiaramente, se fate caso, dopo Pasquale, eh, quindi beh. martedì, martedì so, fantozzi, dillo Fantozzi torna. La Fantozzi alla Fantozzi torna. Esatto, Fernacchio Fantozzi. E ovviamente, Fandotto? sparisce. Oh, come umano, lei. Molto umano. Fantozzi, lei ha oh, fatto la lucetta. Oh, <ride> Po, 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 e tutti i fanti tornano in fabbrica col sole. Quindi era per dire che a Milano lunedì è previsto veramente una roba di acqua. Vabbè, vermicani che, che decidete veramente la, nu la nuvola dei vermicani. Allora, <coughs> Alessandro, ho fatto sei minuti a. Uh, a Ridere finalmente a ridere alla faccia di tutte le merde che succedono poi nel mondo, eccetera. Ah, ma come possiamo continuare tutto, tutta la live così eh? tutta la sera tra vernicani, la pioggia, fantozzi, oh! E? Oh, no, <coughs> ma c'è bisogno di quella <ride> più fracchia. Ma c'è bisogno di finalmente live perché Alessandro? Vai in prime time. gol, gol, gol di Luigi GS, Vernicani e Porci Miceti, che lo so. <ride> Grandissimo gol di Luigi, Vermicani, cani. Adesso vi faccio in diretta, vi faccio ascoltare anche l'ultima uscita di, di Rambo, perché poi l'inventore di, 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 di io, Vermicani, ma cani e di Rambo. Rambo è un personaggio mitico qua della Valtellina, il numero uno che va veramente a fare robe e io mi salvo sempre. Qui stava camminando nell'ultimo tornante in salita e lui si arrampica, fa. Era quarto tornante cani perché stava camminando in salita. Cani, siete tutti dei cani. Allora, Biasina ha appena detto che venderemo un big. Io so qual è. Si chiama Dumfris. Vero o falso, Alessandro? Eh, quindi è un big Dumfris. Attenzione alla <ride> sottile ironia. <ride> Oppure eh, fa, fa, quando fa comodo Dumfris, sì, va bene, ma poi eh, vendiamo il big Dumfries. Ragazzi, <ride> ma, cioè qual è il problema io, questo è procura ormai è procura, io lo dico a Fabrizio procurato allarme sta roba qua la, risposta, allora, la vi... risposta a questa cosa con tutto il bene chiaramente no giustamente l'analisi delle situazioni adesso diventiamo seri eh, il big che va via eh, masticazzi cioè con tutto il bene cazzi. Dai, siamo al 20 marzo, siamo sul rettilino per la seconda stella. Che quello che sarà sarà, eh, vendi il big, ne prendi due. Cioè, non... Falso! O esatto. sbaglio? Falso! Sì. No, no, vabbè, ma, ma l'altro giorno Fabrizio ha anche smentito i discorsi di Gunmusson e <coughs> un po' di tutti. Aveva anche smentito l'arrivo e il ritorno anche di Sanchez, ma io. Nel senso, non, non, eh, ognuno poi fa il suo ruolo o, o dice quello che sa, e non è che nessuno qua ha la verità in tasca, però eh... se mi dico, no Fabio adesso cioè, se mi dicono, vendi Lautaro, vendi Barella, vendi Pavar, ci aspetta oh, un attimo. Cioè, si tratta di oh, tocco. Se mi dici o oh, c'è la Nolo, che comunque è, se mi dici vendi <ride> Dunflis, vendi. Carlos Augusto vendi lo stesso Thuram che per quanto gli no, vogliamo bene sta facendo un cambiato eccezionale magari non lo ripeterà più cioè, io voglio bene pure a Udero e a e a Di Gennaro perché quando sono dell'Inter però se siamo un attimo razionali ci sono big e big dici vendi Mkhitaryan non è uguale se dici vendi Lautaro no cioè, penso che possiamo essere tutti d'accordo quindi vendi Dumfries va bene, cioè io credo che da questo punto di vista la, 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 la dirigenza, più che la società la dirigenza dell'Inter abbia insegnato a molti come fare mercato e qui ci stavamo tutti quanti me compreso strappando le vesti per Dzeko, Skriniar, Brozovic eh, Lukaku eccetera eccetera eh, Onana eppure guardiamo la classifica quindi vendono Don Frisco venderanno un big l ah, posso dirti una cosa non è non c'è obbligo c'è cioè l'inter potrebbe tranquillamente non vendere un big come ha fatto la Juventus quest'anno è vero eh. ho fatto la foto perché c'era uno Stefano Candotti che mi mandava delle mail Vai a dormire con delle no no ma c'era uno Stefano Candotti ma io ho già fatto e lì se le vabbè non siccome o è un caso infatti ho detto occhio perché <coughs> è già arrivata la letterina per altre cose più pesanti pensa che risalgono ad anni e anni fa ho tutte le mail qua guarda le faccio vedere stefano bare robe di morte poi dopo ho fatto delle cose e poi magari magari un omonimo però l'altra volta non fu un omonimo tutte le mail mandate qua con le bare interista di merda No, la gente triunfa. ancora pensa che ma uh, ah, in io, cima al volo buttati no no ma però buttati povero illuso pagliacci ridico cioè, so, no. sono mille euro a insulto come... no. no ma gli insulti sono ma forse è <ride> Stefano Candotti no, no, no. via Candotti non lo so io no, no no ma il problema è che poi io avevo fatto delle telefonate e... e non ce ne sono tanti in giro io mi auguro per lui che non sia lui perché sennò siete, io non ho una buona memoria quindi adesso vediamo eh, io non l'ho bloccato magari è un omonimo però poi quell quella volta lì non è finita bene anche eh, perché la roba, è, la roba è ancora in ballo e eh no, eh no perché poi sai poi quando tu alzi il telefono poi dopo capito poi balbettava bar anche eh, perché dico, eh, sono mille euro il suo omonimo è un ricopriva bene, una posizione so. il suo omonimo un omonimo ricopriva una posizione in una roba che io ma comunque Chiuso l'incidente Genovanizza, Genova come dice mia nonna. Allora, <ride> dico solo FBL, fai bene l'occhio. No, perché sei, sei, sei... Poi il nome è lo stesso, un omonimo, capito? Certo. certo. No, ma non sono io. io. Ho detto, guarda, se non sei tu, io adesso ti mando quello che mi arriva col tuo nome e anche tu fai la stessa diquerella che faccio io. Certo. ho detto. Capito? Non mi sì, ho sì, 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 sì. Allora, tornando a so, so. Giocherelloni, no, Alessandro, però prima mi, ha, mi scriveva, mi scriveva sempre, eh, sempre il vanto di Milano, no? Che, a cui credo <coughs> che prima ha detto che non cederà un bigli poi dice, però dice una cosa, io adesso non lo so, eh, più che altro ha fatto capire sempre Biasin e ha detto che l'Inter non sta pensando a Musso. Ah, io ho detto che stava pensando, scusa. Allora, l'ho già detto io, sì, che non sta pensando a good... Musso Io è un'altra notizia. Allora, no, ehm... vabbè, ma la mia risposta non è che era abbia sì, dico in generale questa litania del vendere un big, due big, cioè sono anni che ormai l'Inter fa in tre esci, quest'anno non ha obblighi né entro giugno né entro agosto, quindi questo lo possiamo dire, se lo fa è perché vuole farlo. Come la UE quindi ha non società. ha obblighi questa è una notizia non la dice non non questa obblighi. volta l'Inter non ha obblighi di cessione a meno che non, non voglia finanziare un mercato più succulento rispetto a quello dei Ma non voglia sistemare per... la cassa perché apro fresco giusto voglio. assolutamente sì però quello non, non ripeto non, non è un obbligo magari è una, è una, è una scorciatoia a differenza per esempio di quanto si dice della Juve che dice eh, la Juventus non ha fatto mercato eh la Juve non l'ha fatto perché non l'ha voluto fare perché l'avesse voluto fare avrebbe potuto tranquillamente vendere un big e comprarne un altro se è venuta il big non ha fatto mercato in entrata ma non l'ha fatto nemmeno in uscita cosa che i soliti lecchini non dicono perché dicono eh la Juve non ha fatto mercato sì ma sia in entrata che in uscita se lì non avessi fatto ricordavo... in uscita, non l'avrebbe fatto nemmeno in entrata. È molto lo ricordavo in un video: ha fatto veramente esatto. Una... Sono scelte, però, no? O sono scelte oppure sono scelte imposte perché, evidentemente, il tuo allenatore non è stato in grado di valorizzare gli elementi a disposizione e nessuno se li caga. Detto proprio in esatto, francese. e rimangono eri, e... In francese, ragazzi, e rimangono quello che sono. Ti volevo chiedere una cosa. Ho visto che hai avuto un ospite, ma non sono riuscito a guardare i video perché è stata una giornataccia. Hai avuto un avvocato e ho visto che l'hashtag era octree. quindi avrei parlato di quello. <coughs> allora, io non ti nascondo che quando leggo certe cose private, che deriva da privare, dove non c'entra l'Inter, del nostro presidente, un pochino mi, mi sento così. Sono robe non da Inter. <coughs> Poi <coughs> sono padellate di cazzi suoi che non riguardano l'Inter però leggere che a quanto dicono i tribunali fino a prova contraria per cui c'è anche l'appello lui abbia fatto dei puffi o dei buffi come si usa dire quindi debba dare dei soldi a me personalmente non, non giudico ma se fosse vero non sarebbe una cosa carina però l'Inter ecco, non c'entra nulla Era... rimane il fatto che siamo ratti avesse in giro o facesse delle cose, visto che successe un dramma <coughs> proprio prima di Madrid, perché poi la vita è bastarda, ti ricordi, no? Alla Sara a Cagliari ci fu, sì. mi pare prima, <coughs> purtroppo i nostri amici, amici esatto e compagni di lavoro purtroppo qualcuno era morto era proprio prima di una roba terribile <coughs> e quindi All'epoca uscì anche un libro che era loro dei Moratti, dove c'erano degli attacchi non sulla sicurezza, però sul fatto che, per dire, Cagliari era invasa dai Moratti, quindi anche da insomma, d'altra parte, se traffichi il petrolio, quindi nessuno è esente. E a volte quando leggo invece di Zang, tu cosa ne pensi prima di un grandissimo gol? che Cosa ne pensi di, di questa, cioè, mm, <coughs> Un conto è la, provare la vergogna, la vergogna. Un conto è che non c'entra nulla l'Inter, no? Perché poi tutti gli altri cavalcano cose che sono, non, non sono vere. Gol! Leggilo tu! Un uovo di Pasqua, Pasqua dell'Inter! Dell Attenzione! Attenzione! Vermi perché... cani Cani vermi! Vermicani, no, grandissimo, è già arrivato, arrivato cazzo Luca. Tu sei il numero uno. Attenzione un uovo di Pasqua dell'Inter per Buba Grazie cattino Fabio cattino. per difenderci sempre dai vermicani bastardi che ci attaccano forza Inter, sempre. Grazie Luca. Neanche il tempo di dirlo, ed è arrivato. Poi che lo gollo. dico. Lo dico, dai, go. Questo è un gol grandissimo, no, lo metto oh, qua alla faccia dei Vermicani per Bupa. Vermi, Vermicani. Il ramo si spezza e slot cadrà. Speriamo che non cada. Oh, oh. Bupa, ti hanno regalato un uovo il grande Luca Scattina. Grazie, Luca. E dopo anche tu, you are invited eh, per entrare e parlare. Oh, vieni, ringrazia Luca, va che ti ha regalato un uovo. Luca Scattino, nuovo di Pasqua dell'Inter per Bubba. Ciao, Bubba. Ciao, Dale! Ciao. Si chiama Dai. come te, è per te. Ringrazio i vermicani. Cani. Can. Come si dice bene? Vermicani. Cani? Ka? Siete tutti? Micani. Micani. Ecco, anche oggi abbiamo avuto l'attenzione degli assistenti sociali che... <ride> Vai, non romperlo. Verranno <ride> cani! Ok, ho creato cazzo, un mostro che guarda solo le partite. Grazie Luca! E grazie, grazie Luca, poi dopo vi do un link per entrare. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. E grazie anche a Luigi. Vermi sempre. Situazione Zang, no, vai. Guarda, in... no, guarda, fa. Eh, quello che hai tu detto è stata proprio esattamente, letteralmente, la premessa dell'intervista che ho fatto con Michele La Francesca, l'avvocato. Uh, in chat sicuramente conoscono tutti quanti, scrive anche per uh, Voce News. È stato uh, anche alla, alla, alla presentazione di Benson che dovrebbe essere il prossimo sponsor dell'Inter. È uno informatissimo sulle questioni. Ha letto tutti gli incartamenti per quanto riguarda gli accordi tra Octri Suning. E lì è già, è già scritto tutto perché già all'epoca, nel 2021, era già previsto qualsiasi tipo di scenario. Quindi oh. mi ha spiegato tutte le eventualità e tutte le eventualità erano già state concordate. Quindi non c'è qualcuno che dice, oddio, e adesso che succede in caso di insolvenza? È già tutto previsto. Quindi c'è oh. poi, è chiaro che c'è ampio margine per la una decisione. No, però la premessa è stata quella che hai detto tu: nel senso, nessun tifoso dell'Inter, nessun tifoso dell'Inter è contento di sentirsi dire avete un presidente, hai un presidente insolvente. Con i, con i debiti, che c'è la guardia di finanza, eccetera, eccetera. Poi da qui a dire che è fallito e che quindi non può avere eh, tutte minchiate, che con le noif so non puoi restare presidente perché non è vero nulla. Peraltro Suning fa 90 miliardi eh, di, di fatturato che per pagare quei 300 milioni che gli chiede... China Bank Construction come si chiama, non ricordo perfettamente. Oil, eh, oil. Eh, Con un giorno e mezzo praticamente di vendite su Ing, paga quei 300 milioni per farti capire mm. la cosa. È chiaro che non è quello, però un conto è l'immagine, come giustamente sottolinea tu, e questa è stata proprio la premessa, un conto è poi tutte quelle implicazioni che hanno fatto, che a me sanno, mm. sanno tanto di ciurliamo nel manico perché stiamo a Rosica. E devono mettere qualcosa dentro, anche perché l'avvocato ha fatto uscire oggi proprio un pezzo sul Milan. Tutte le eventualità, tutti i rischi che corre il Milan a causa di, di, quella, di quel problema che, che la Guardia di Finanza ha fatto una visitina no, a, in sede del Milan. E ci sono diverse. diverse difficoltà. Quindi diciamo che qualche qualcuno uh, si crogiola nel raccontare, nell'esagerare, per usare un eufemismo. Cioè la pompano questa cosa, no? Poi ti dirò perché una non cosa nulla di che... nuovo, il discorso non c'è nulla di nuovo, non è che adesso, perché anche in Italia no, stava... Vale. Qual, qual è la cosa? Io ti, poi ti, ti darò una chicca sul Bank of China, che mi ha detto un caro amico anche del canale, che mi ha detto una cosa clamorosa, che è vicino, adesso non so cosa ha detto l'avvocato, ma è una cosa che tu hai citato. E dopo ti dirò una cosa che potrebbe non solo essere clamorosa, ma potrebbe porre fine a tutte, tutte le chiacchiere. E vabbè, non anticipo nulla e, e magari la faccio anche dire al ragazzo che spesso viene qua e ce la fa dire. Insomma, e cioè, la, gliela faccio dire con co, la può raccontare meglio. Così se Vini mi ascolta, se non è al lavoro ora è in Spagna a lavorare, quindi se vuole venire la racconta lui perché una cosa, però dicevo, mh, qual è la cosa più vicina alla realtà? Premesso che non fa piacere vedere certe cose private, ma premesso anche che gli attacchi che riceve sono delle cazzate allucinanti e che la situazione era chiara da sempre. Quelli che oggi prendono, tirano fuori, no. Sì, <coughs> quello è quello il discorso che non c'è... <coughs> Ripeto, la premessa è quella che a nessuno fa piacere eh, sentir parlare di un presidente che ha spostato le automobili in Svizzera per non farsele pignorare, no, eccetera, eccetera. Ma questi sono fatti suoi. Nel senso, io vado al ristorante, c'è il cuoco che fa la, la pizza buona, e io, io giudico la pizza. Poi, se a casa si è imboscato 50 euro, eccetera, eccetera, verrà accertato. Se nel frattempo, prende uno stipendio da 5.000 euro. Penso... Però ripeto, questi sono discorsi che vanno, vanno discussi, secondo me, da gente competente, ecco perché ho ospitato uh, l'avvocato. Che non solo è interista, non solo segue le vicende dell'Inter e qui ne è informato, ma ha. Le competenze per andare a perché, e eh, vabbè, ma i bilanci sono pubblici, sì. però devi pure saperli leggere. Cioè, non basta. Io, pure, c'ho l'incartamento e leggo il bilancio, ma io ci capisco da 0 a 10 capisco 1,5. Poi c'è chi ci capisce 10 che mi dà delle risposte e dà al nostro pubblico delle risposte anche sulle E qui la gente, debiti, però, chi anche su questi macro temi, no, Fabio? l'intra i debiti, non come si fa a iscriversi al campionato e tutte queste altre minchiate che sembrano minchiate però stanno prendendo piede ormai da, da mesi anche nei salotti e non solo nei, nei, nei social ma anche nei salotti di voi in cui gente anche oh e allora oh, oh, il tentativo mio di, era proprio quello di fare domande terra a terra proprio da ignorante totale per avere delle risposte finalmente soddisfacenti una volta. Io sono come te la penso esattamente come te io Avrei fatto le stesse domande, ignoranti. Non so perché hanno fatto il prestito a OCRI Perché non si fa vedere? Perché non torna? <coughs> la situazione Questo dice che quella. Cioè, dove, dove dovresti essere Steven Jung per, per avere una risposta. Cavato no? eh, il prezzo che ne Hanno bisogno, sicuramente. Poi ripeto, la storia è sempre quella. E, mi ha, e me la cosa, cosa ti ha detto di, cosa ti ha detto proprio in, in a nutshell? Dicono in inglese, in una. In una, in una in una roba di una macchine, cos'è che ti ha detto? In una, in una nocciolina, di... cioè eh, c'è una data. Eh, chiaramente il 20 maggio eh. ci sarà la fine del la data ultima per la restituzione del prestito. Lui mi ha detto che lui a livello proprio soggettivo, a livello di opinione, lui non capisce eh, a livello di riscadenziamento del prestito che cosa ci guadagnerebbe da una parte Suning, ma pure Octri. Quindi la vede come un'opzione. Non, non così fattibile. Eh, Il rifinanziamento, sì, allungare la scadenza, quindi magari con. Eh, <coughs> però c'è anche l'eventualità, mi diceva di eh, Oct che comunque raccoglie l'inter, ma non avendo un compratore, la lascia temporaneamente comunque in mano a Suning, chiaramente con gli interessi da pagare. Quindi col tasso invece dal 12 al 15 al 16. Cioè, ci sono tante variabili comunque contemplate. Perché ad esempio su NING si è tenuto dentro, come sai, il fair value della, 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 della cessione a livello di, di, di valore di mercato, quindi non ci va a perdere, è come un paracadute. Cioè tutte le variabili sono state contemplate all'epoca, parliamo del 2021. Quindi mi fa sorridere chi oggi cade dal pelo. però se lo dico io, diceva, vabbè... Il giornalista, che ne sai, poi sei diffuso il link. Allora, su cosa si basano quei postriboli dei tuoi colleghi che stanno facendo veramente rumore? Ignoranza, ignoranza e, vo e voglia di sfogare la frustrazione, molto semplicemente. Fa. Perché poi quando vai nell'analisi non è che entrano dentro i. Dicono, eh, I debiti non vuol dire niente. Cioè, debito non vuol dire niente. Io che ho il mutuo, non è che sto fallito. Se no chiunque chiunque ha, ha un mood e fa non è, funziona così. Quindi Mutuo è solo la macchina funzione. negozio. Cioè, se l'Inter fosse quinta in classifica, sesta in classifica, ti assicuro che non sarebbe un tema all'ordine del giorno, il futuro dell'I. Sì, così, ma han in passato, invece occupa le prime pagine, i salotti TV e fa parlare chiunque perché l'Inter eh, è in finale di Champions e poi è prima in classifica. Con stanno impazzendo stanno veramente impazzendo No, la poi vita. ha già comprato dei calciatori ci sono notizie su visite oh, e infatti il punto poi la, la domanda finale perché comunque tut, abbiamo diciamo disegnato tutti gli scenari possibili la mia domanda finale era però il discorso del rinnovo della dirigenza in toto per, per altri tre anni basta far la vigilia, Cavasini può è, può essere un segnale di continuità, nel senso che sono tanto bravi, tanto furbi questi dirigenti che fanno, rinnovano con, con una, una società che deve allo sbando, che si smantella. E infatti lui mi ha confermato, è chiaro che è un indizio, poi Offri, chi per lui su Ning, eh, eccetera, eccetera, è chiaro che eh, se rinnova tutta la dirigenza, evidentemente loro sanno qualcosa che noi non sappiamo, e che è giusto che noi non sappiamo, mi viene da pensare. Ma poi la vittima di che? La vittima di che? So, Monteano, so. che diceva? Dorinel Monteano, che diceva? Basta fare la vittima. Ma sono gli altri che fanno le vittime, che stanno a 20 punti da no, no, infatti è quello che stavo vittime, dicendo io. Perché cercano le, no. le, 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 le scuse, no? Invece su Marocca ti lascia. I Ma che, che dite? Ma che dite? Invece su Marotta che lascia, tu credi come me in Ausilio che è veramente diventato il migliore. Senza Marotta il migliore è Ausilio. Io Con ho tutto il rispetto per, per, per i Modestò per i Giuntoli. Cosa ne pensi, François Modestò No, io ho un'idea, un'idea che ah, ho già capito. Ausilio diventa il numero uno frontman. Non so se si diventa di. Però diciamo è come se Marotta, però facesse da consulente comunque? No, no. Scusa. Secondo, ah. secondo me, al posto di Marotta, uh, ma questa non è una notizia, è una mia impressione totalmente basata sull'epiderme. sull'epiderma, sul, sul, sull <ride> come dicono i pagliazzi? <ride> uh, secondo me, pre prendono. Secondo me, eh, arriva Carnevali. L'ha detto il vanto di Milano? Sì. Oh, vedi? Ecco qua, incredibile. Dici? Eh, non lo so, forse se mi sembra proprio lo sgorgo naturale. Ma no, sono amici, realtà. sono un testimone dell'altro di qualcosa, no. Eh, sì, è proprio il. Eh, lo dicono quasi tutti, quindi no, vedete, non ho detto niente di originale. Non ho detto nulla di originale. Eh, Cosa sì. ne pensi? ausilio Carnevali, insomma. Secondo me, secondo me, sì, Ausilio sta benissimo a fare quel ruolo che fa, perché poi è uno di campo, uno che a cui piace comunque e capisce di calcio, che se ne dica a livello di profili di giocatori, poi che non possa comprarli per una questione di portafoglio, è un altro discorso. Ma Ausilio è quello che ha visto Sanchez all'Udinese ai tempi, è quello di... di andare a prendere Lautaro, eccetera, eccetera. Quindi... No, anche Achimi, quando ha raccontato che lo seguiva da anni, prima che arrivasse Malotta lo stava già seguendo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi tu no. dici, tu dici, tu dici carnevali, eh? Sì, così. Eh, bravi, secondo te, qui dicono Sartori, carnevali c'è giunto, e tu che, chi prenderesti? Chi parla di Sarto, Sartori del Bologna? Eh, ma Sartori credo... Per una scelta sua, anche per una questione di, di età, credo che lui voglia restare con la squadra con più tranquillità, perché altrimenti Sartori sarebbe da, da big come Sabatini, questi che vanno a prendere... Però se all'Inter ti presenti con Porsche no. e Ferguson e sconosciuti, è chiaro, e, e, e c è, c è, ci sono direttori sportivi a cui piace lavorare proprio su questi profili. Cosa che in una Big non puoi fare, chiaramente. Per certi versi purtroppo. Io faccio. Non è che sto dicendo giusto o sbagliato. Quindi credo per una sua scelta, per una sua scelta, credo. Eh, e poi ecco, giustamente come dice Salvo: Sartori è più direttore sportivo che non, esatto. che non ha messo delegato. Invece, Carnevali ha raggiunto un, un livello, secondo me, anche al comunicativo di, di contatti, che lo può. Che lo può tranquillamente piazzare in, un, in una big Se quindi no, non ma... ti fa di caldo né freddo no, l'Inter a, a parte che manca tantissimo manca in tre anni no sì è una vita tre anni è una vita calcissima no dicevo altrimenti Maldini no, è libero ti piacerebbe Maldini? Mald... ammazza beh allora, dici no, che è capace? Parte... Ass assolutamente sì poi è uno che capisce anche di calcio quindi insomma c'è una provocazione di Paolo che però ci porta a, portare, ci porta a parlare dell'attacco che cosa che c'entra ah, Paolo che c'entra Porsche con, con Sanchez e Ferguson adesso che abbiamo Mar messo dei nomi per far capire eh, comunque... ah, dovresti dire, allora meglio Porsche che Dunfries e meglio Ferguson che Italian, parliamone ed è meglio Tiziano Sanzi che fa gol eh, dalla Svizzera, gol gol, gol. Secondo tutti. me, Marotta, sapendo che lascerà, ciao Tiziano, il cuoco da incubo, e quasi mille persone in live, vorrà puntare tutto sulla vittoria della Champions per concludere trionfalmente la sua carriera in club. Grazie, Tiziano. Ma sai che io penso che l'Inter voglia veramente. Puntare la... dopo questa stella che è stata voluta e programmata, secondo me l'Inter vuole veramente puntare alla Champions. È verosimile o è una mia cazzata? No, ma già quest'anno, grazie tizio. Loro sì? ci credevano, già questa... Loro ci credevano. no, già che ci credevano. Sì, però non ci hanno puntato perché l'obiettivo era lo scudetto. Ah, beh, 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 sì, soprattutto per il Girone. Nel girone, nel girone, nel girone Puntarci proprio... un po' te la dico brutale un po la mila... ora, come la Coppa Italia fa. Sì, sì, sì. No, ma infatti io mi immagino un Inter tipo il Milan di Ancelotti, proprio tre finali, non che facciano tre finali, no, ma che riesce a fare tre finali ma alla fine vince un campionato, no? Eh, se lo meriterebbero pure dopo l'Europa League, dopo la finale dell'anno scorso, le eliminazioni a mare con l'Atletico e con Liverpool, cioè l'Inter non è più uscita male dalla Champions uscita agli ottavi con Liverpool come ci ricordiamo tutti uscita, ha perso la finale col Siri e poi ha perso i rigori con l'Atletico Bruci, no, diciamo bruciano, bruciano bruciano tutte per motivi diversi una per com'è andata la partita una per com'è andata il ritorno e una perché comunque il palo di Ciala con Liverpool però quando ha incontrato dei mostri perché Klopp, Simeone e Guardiola sono dei mostri sei comunque stato battuto. Però l'Inter ha acquisito perché nelle sconfitte come i si cresce, no? Quindi manca tanto per arrivare a una finale oppure questo Real che già vende le sciarpe di Mbappé con Bellingham, Vinicius, Rodrigo e sto cazzo o altre certo. squadre possono, possono veramente diventare fenomenali oppure c'è spazio per No, no, c'è spazio, c'è spazio, però come dici tu fa dipende anche da come va il percorso, cioè noi dobbiamo renderci conto, io già sentivo dire Ma Simeone l'anticalcio, cioè, oh ragazzi, Simeone no, nel gatti. 2010 ha vinto la Europa League. Parliamo di 14 anni fa, cioè, Simeone nel 2010 era al comando dell'Atletico Madrid, ha vinto l'Europa League e ha fatto la Supercoppa con noi. 14 anni fa, ma di che, e poi, cioè, ma di che parliamo, ragazzi? Ma di che parliamo? L'anno dopo sì, ha fatto la Supercoppa. Con, con, con l'Inter, cioè, questa ha vinto tre Europa League, ha fatto due finali di Champions League, ha vinto due liga battendo Real Madrid e Barcellona. Non è che tu un bel di cui una battendo, eh, mi pare cioè, ha, ha sempre giocato male. Io, io mi ricordo l'Aletico <ride> Madrid le finali dell'Aletico Madrid contro l'Aletico Bilbao di Bielzo. La prima sfigata doveva vincere. no? no ma, ah, sì, di Champions di Champions pure. Eh, la prima sfigata, cioè ma gioca male quando? a volte, dipende ma però è vero, aspetta, nel 2012 l'ha vinta, è vero nel 2010 no, non c'era Simeone in panca aspetta eh nel 2010 noi giochiamo non c'era mi pare Simone, è vero 2012 l'ha vinta contro contro okay, 2000... come il 2012? Atletico Madrid Fulham è il 2010 2011, Atletico ma lui va atletico. Lui era, era di, era a San Lorenzo, poi è andato a Catania e va all'Atletico nel 2011. Il 2010, chi era l'allenatore della Non mi ricordo, non lo so. Non mi, eh... Palmares, vedi, Campionato Spagnolo, Coppa di Spagna. No, dov'è? Ecco UEFA, Europa League 2, 2011, 2012 e 2017-2018. Supercoppa UEFA 2, 2012-2018, poi fa le finali, Coppa di Spagna, campionato, eccetera, eccetera. Poi vince quella con l'Atletic Bilbao, è la, è la prima che vince e poi vince col il Marsiglia. Quindi ne ha la, la, la prima non ricordo, ricordavo che era già lui, no, in effetti allenava il Catania. Che infatti poi nel 2011, nel 2011 c'era l'ultima giornata inter-Catania, mi sa. Non sì. Non ricordo male. Mm -mm. Allora, quindi batte Bielsa con l'Atletic Bilbao. E quella è la prima, e bene, vince due. Ne vince due Europa League, quindi. Reyes e Aguero. Ah, chi che è Flores? Mi sa chi Sanchez Flores. Mi sa che era e infatti poi vince la Supercoppa e eh sì perché poi vince la Supercoppa contro l'Inter, giustamente. Chi è Sanchez Flores? sì che, che con velocità e intensità. I gol ci hanno premiato. L'Inter sta molto bravo, bla bla bla. Sì, sì. E aveva vinto, aveva vinto la, 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 contro il Fulham, giusto che aveva fatto fuori la Juve. <ride> aveva fatto sa, fuori la Juve in quegli anni. Il Fulham aveva fatto fuori la Juve proprio in quell'edizione. 4, 4, a... 4 a 0, mi pare una roba così. Chi c'era in banca. banca? Alla Juve, Ferrara? negli ultimi anni, sì. credo di sì. E al Fulham, forse addirittura. Oxon. 4 a 1 è arrivato oh. da Genova. Da Quattro Genova. Roberto. che L'andata la Juve. Mi sembra 2 a 0. Una roba, o 3 a 1. Una roba del genere. Zaccheroni. C'era Zaccheroni. Zaccheroni. Zaccheroni Roberto quando si parla della Gobentus. Cazzo ha, ha una memoria. Oh. C'è Gigi. Gigi. Lui ha goduto perché non abbiamo vinto sei trofei. Vabbè, ma Gigi è un cacco, hold, dai, di che parliamo? <ride> detto col massimo rispetto per i cacchi, ma è detto veramente senza nessuna offesa. 3-1, Juve l'ha e fulano. 4-1, ritorno. Grazie a OS. Siete meravigliosi. Io amo la chat quando tira fuori queste chicche diciamo che sono le chicche e le cacche poi Gigi eh, mettetelo dove vabbè, com voluto. comunque sia non era la prima roba League vinse la vince seconda però parliamo di, 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 di decenni praticamente eh. <ride> ti volevo chiedere Ale io ho avuto le seguenti diciamo notizie la prima me l'ha data un procuratore quindi mi ha detto guarda che il Bayern ha una lista allora Conte è tipo lo cercano da prima che venisse all'Inter ok? poi loro hanno una lista però e i tre nomi sono Sciabi Alonso il secondo è De Zerbi il terzo è Simone Inzaghi quindi era interessante perché Sciabi lo cercano ed è in Germania è interessante perché De Zerbi è il secondo e oggi la Gazzetta o ieri è uscita con il titolone di De Zerbi no? e il terzo è Simone Zaghi, poi ti do un'altra notizia Simone Inzaghi l'anno scorso era stanchissimo e molto provato. Un, ah, po come Conte, un po' come Conte due anni fa, stessa situazione, tipo di quasi esaurimento al di là della finale, al di, là di tutto quanto. E poi su, God, su God Musso mi arriva direttamente dal da Genoa e poi l'ha riportata. Io non so se tu ti fidi della Gazzetta, io ti dico quello che so e lo scrivo ma scrivo sempre, ho imparato anch'io a dire a me mi hanno detto questo, così cosa. Poi, mi hanno detto di Dumfries che ha un piede fuori dall'Inter, anche se rinnova, e, e mi hanno detto che Zirkzee poteva addirittura venire a gennaio e che l'Inter lo segue da una vita, ok? Good Musso non va alla Fiorentina per 23 milioni 20 e tutti i siti viola dicono: è eh certo, hanno già un impegno con l'Inter. Allora io ti dico, al di là delle smentite, al di là di tutto che cosa ne pensi di queste cose che ti ho detto che magari sono un sacco di, di minchiate, però poi ti giro un po' di cose perché così te le faccio vedere e ascoltare. Che cosa ne pensi? Quella, quella di Good Musso mi è arrivata il 20 gennaio da Genova dentro la sede. Quindi io tra l'altro l'ho scritto il 21 gennaio su quel cesso di, X, di Twitter, no? Bene, cani! Ed è passata inosservata, risate. Poi, se ti ricordi, cinque giorni fa la Gazzetta ci ha fatto un titolo così. Su Z, sono rimasto storto, perché me l'hanno detto allo stadio uno che... Uno, uno, che, non è uno, che, uno che, dice, che dice cazzate e mi ha detto, pensa che non solo lo, lo seguono lo seguiamo ma poteva venire a gennaio <coughs> e poi mi hanno raccontato che Onana, dopo quattro giornate, poi se non sono quattro sono cinque, dove non giocava, si è presentata in sede dicendo noi andiamo via col procuratore. Non so se ti risulta. E, vabbè, ti ho detto un po' di cose vecchie, nuove, che prima non si poteva dire. Che cosa ne pensi? Good Zirze e l'Inter che... È... Comunque, sorniona, ma sta attenta ai profili. E comunque, diciamo che, detta in maniera proprio da pagliaccio, ma non voglio dirla così, diciamo che Inzaghi preferisce Gurmusson a Zirze. Sì. sì. Allora, su, su, sull'islandese ti confermo totalmente. Veramente? Non che tu avessi bisogno... Ma io cazzo, ma veramente... Ma come dice quella merda di Enerys? Andiamo con l'inno, cazzo. Andiamo con l'inno, eh, Frank. Andiamo con no, l'inno, incredibile. È Ma veramente, ah, attenzione. Uno no, no, Calma, calma, ti metto in prime time. Anzi, no, voglio sventolare. Cioè, no, no, stai no. dicendo che quello che prime dico... che no qua c'è dico... un corno, qua meglio di no, 30 anni. <ride> spiegami. <ride> sì. spiegami. Sì, su Gudmundson che sarebbe figlio di Gudmund, no? certo, giocava funzionano i nomi in Islanda, no? Dottir, le femmine, perché è figlia, di... eccetera, eccetera. Vabbè, ma non interessa niente a nessuno, No, no interessa invece che inter come in Russia, che la moglie si chiama come il marito. Quindi, e finisce qua oh, e esatto, finisce esatto, ma dicevo. È vero anche per i cani e per i vermi all'Inter. Ma veramente? Per i cani? Ma non me l'hai neanche scritto. Quindi è vero? Sì, c'è <coughs> sì, sì. sì. mm. un discorso avviato già col ragazzo che chiaramente all'epoca... Ma vai con avuto... l'inno, come dice quel verme eh, di sì, più che il Genoa a rifiutare, era stato proprio lui perché aveva parlato con l'Inter. Quindi io hai, infatti ho ehm... parlato bravo di giocatore, non ho detto società accordi, io ho detto che dalla sede del Genoa, mi hanno mi hanno proprio detto una roba, ma era stato proprio un fulmine vicino all'alterna, ma a ciel sereno, ok? Cioè, è una roba che io ho scritto in totale fiducia perché ho detto Fabio: sono uscito dal Genoa perché faccio questo lavoro e lo conosco, ok? E ho anche messo poi ti giro il messaggio. E quindi confermi veramente, ragazzi, ma andiamo con l'inno? E questo è l'inno del corpo. corto. <ride> per cantare solo chi caga di molto. <ride> Grandissimo Vincenzo Mangiante, a cui dedichiamo la canzone di Benigni sulla cacca. Allora Ah, no, che non voglio interromperti, vai in prime time. L'islandese Good tra l'altro numeri pazzeschi, baricentri. Che cosa sai e eh? perché non me l'hai detto? Cane! No, 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 no. E poi eh, in realtà io non, io non so nulla, nel senso come redazione, poi hanno fatto le verifiche proprio nell'ultima settimana e hanno riallacciato tutta la storia. E quindi io che Ma... faccio parte di una redazione mi Ma... hanno, hanno riferito. E, e tra le altre cose c'era appunto il discorso del Genoa che pure ha detto: Vabbè, non, non va la Fiorentina per 20 più 3. Chiaramente, loro si aspettano che ne stia. Quindi è vero della la Fiorentina del, che ha fatto questa serata? Sì, sì, la Fiorentina è verissima, era disperata. Mm, la Fiorentina chiaro. perché cercava un attaccante. Tant'è vero che era arrivato a offrire anche 20 per uh, Valentin e poi esatto tornare di moda con il Genoa, e quindi c'è tutta una tipo Fabian col Bologna, potrebbe essere la spare Carboni con il Genoa e nel frattempo la fare Gudmundsson in stile Frattesi, perché uno dice eh, ma come fa l'Inter a spendere 30 milioni adesso sì, e per... due coglioni così! Dopo che abbiamo preso Correa, Gosens, Frattesi Pavard, e ma come fa? E come, e come fa? E guarda la storia, no? Testa di porco! Come fa? No, hai, come fa? Cane! Cani, scusa, come fa? Come abbiamo fatto? No, come fa? Gli dai carbonio? Come fa? Come fa? Come facevano gli antichi, te ne hanno le grosse se mangiano i nemici. Eh, <ride> L'ho detto vuoi? in dialetto mia, molto alto, alto, gli molto che gettavano via la crosta del pane e mangiavano la mollica. Capito? Eh, e così si, fa. si e... fa. Sì, Fabian è uno che potrebbe tornare ed aggiungo questa cosa. L'Inter perché quest'altro anno ci sarà una, una rosa. Credo con un elemento in più rispetto a tutti quanti i settori. Eh, e via! Con quello sguardo ricordo il video. No? Con lo sguardo nello specchietto? Eh, eh, quel, quel video, far west. Non perché a me piace Conte, ma quel video è rimasto poi va a City Live dove sono nato io. Non c'era City Live quando sono nato io, c'era solo posto, <coughs> però veramente mi ha. Poi arriva sotto la ciaia e c'è una musica, beh, mi sembrava molto. Perché la, sci... la musica inizia attendi quando lui nello specchietto? Perché poi sembrava American Beauty, no? No, ma quello sguardo che fa identico a quello eh, dei film Sergio Leone, come si è poi faceva. Ah, cazzo, è vero! Lui sembra, sembra il, film... il buono, il brutto e il cattivo, Sì, Lui sembra. Come si, Charles Bronson, Charles Bronson, è, è identico so, è, sì. è incredibile, Là, ah, 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 ah. Vabbè, <ride> ah, no, è veramente bello quel video cioè, poi era bello anche quello di Lukaku King Kong che arrivava che ti, cioè, spaccava tutto però quello lì era bello anche quello beh, del ninja vabbè, che faceva si arrampicava con il pallone però no, quello vabbè, lì... sì, ciao Rick buonanotte salutare non va a dormire ciao Buonanotte, Riccardo, ciao. 20... Invece, qua c'è qualcuno che piange, e deve andare a dormire. <ride> e qui, no, ti dicevo. Gunmusson... Bravo, Riccardo, non piango. Mi qualcuno che Aspetta, che piange a mitraglia, <ride> dai, dai. <ride> I Terrori notturni. Gli sarà comparso suma in video, e... Ciao Ciao, Ric. No, dicevo, Good Munson, confermato tutto e credo che l'inter stia preparando una rosa con un giocatore in più per ogni settore considerando che sarà una stagione lungherrima da 11 di, da, di 11 mesi praticamente quindi eh, eh no perché davide se va via l'autaro stai da capadù eh, perché poi ne devi prendere un'altra ancora e quindi non lo so, non credo proprio se arriva l'offerta chiunque, chiunque è sul mercato come abbiamo sempre detto quindi. non facciamoci la testa prima di esserci la rotta ma non facciamo nemmeno i santarellini nel frattempo, frattempo gli do questa notizia in assenza di Fabio due anni di squalifica per Gabigol giudicato colpevole di aver barato nel test antidoping Chiaramente farà ricorso, eccetera, eccetera, ma per il momento Gabigol si becca due anni di squalifica. Due anni di squalifica, eh, non so, pochi è eh. capito. Fa no, Gabigol, due anni di squalifica, accusato di aver barato nel test antidoping per coprire cosa? La bamba <ride> per, co per coprire no. si droga o sostanze qualche, qualche figlio, non lo so. Intanto. Grazie a Edox, non so più. Grazie a Edox, tantito. Grazie, vecchissimo amico. Grazie Edox. Tra poco vi faccio entrare, membro da 33 mesi e grazie a Vincenzo Mangianti, anche lui membro da 21 mesi. Grazie ragazzi. Vento. Grazie. Vento! Vento. No, per no, attenzione perché no, no, perché qua ci seguono, abbiamo anche una responsabilità. Vento da Nord-Est. Prima di Vento, di Krebsky, Vento Vento vuol dire... Ma quindi lì. No, finiscimi su. No. Mi, 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 adesso che i bambini sono ti ha Diciamo la verità, che posso veramente anche quasi, diciamo, far segarmi, quasi su Good Moose. Cioè, quindi mi confermi Good Moose alla faccia di chi smentisce, col massimo rispetto per chi smentisce, che fa o no. Ognuno ha le sue fonti, ma solo una fonti delle fonti, qui mi fai emozionare. <coughs> quindi mi stai dando un piccolo merito su questa esclusiva di gennaio? Visto che non te lo da nessuno, te lo do io. Dai, accettalo comunque un caduco. Oggi ho detto a Chirico e a tutta quella banda di scappati di casa: Chi, chi? Chirico, chi? chi, chi, io ho detto, chi? ho detto a tutti: mi avete rotto i tasconi. Perché io dico delle robe, i medaglioni, i non... sì, medaglioni, no, i coglioni, no. perché uno non può essere umiliato. Rosicano perché dicono delle robe c'è. Cioè è arrivato lui ma anche Ciscione è diventata una testa di porco chi? Giocare... chi? <ride> maurizio mosca grandissimo Odoacre Chierico grandissimo chi? Odoacre Chierico era io l'ho visto giocare nell'Inter e nella Roma no ma mi vabbè Chierico nell'Inter era solo Acre aveva perso Odo sì era venuto che un po' ha fatto anche l'Udinese eh. No, attenzione però, eh, un'attenzione. Eh, prima di andare su Suma, allora, eh, attenzione, a me fa piacere che Alessandro sa che se mi dice qualcosa di buono qualcuno gli rovescerà una secchiata di letame sulla capoccia. Però lui mi riconosce delle cose e quindi poi io mi ricordo gli amici. Io non voglio nessuna medaglia di cerume, nessun premio, nessun Oscar da bagno, ok? Però, cioè, <coughs> siccome la gente ride, perché il 21 gennaio rideva, adesso Alessandro veramente cosa dobbiamo aspettarci? Dal... Cioè, nel senso, non è solo una voce, cioè hanno parlato col giocatore? Sì, sì. Come te sì, l'hanno no, raccontata no, in, in sede, diciamo? In... In, in seno? No, è che l'Inter, come hai detto bene tu di Zirkzee, che questo io pure lo, lo dico da, da tempo, ragazzi, non pensate... Veramente? Eh, ma allora andiamo con l'inno, cazzo, dai! Ah, ma la... No, a parte scherzi, no, adesso mi stai facendo veramente venire il durello. Aspetta. Uno, goodmusso, due punti, sto zitto, vai. <ride> cioè, mi stai dicendo Tarevi Zelischi, e poi siamo su goodmusso, e zirze, belli, forti, interessati e magari anche un bel centrale, perché sul centrale non so niente, sono solo eh... stazioni azione centrale questa è la tradizione degli interisti seguitela stavi dicendo Woodmusson Wood quindi qua, mm, prima o poi cadrà il velo qualcuno dovrà parlarne? Che cosa è successo? Sì, come Super Slot cadrà come il ramo Super Slot <ride> no, conosco eh... il promotore di Kim e non mi ha detto un cazzo ma poi te lo racconto dopo No, di Kim Hai ah, appena sentito Durelli Durello, poi ti vengono a cercare anche a me. No, di Kim appena... ma... No, perché Dure... Durello ti vengono a chiamare. <ride> no, 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 <ride> stavano <ride> solo acqua, acqua potabile. <ride> eh, ma, beh, ma perché le 11.20 è faticoso. No? Fa, fa... Le scale, andare sotto in cucina, no? Eh. più comodo per è eh, più comodo rompere scatole a noi, è chiaro? Ma no, no, che fanno tutto per noi. Attenzione, Good Muson. Allora, ti hanno detto tu, tu hai chiesto o ti hanno detto di Good Musso? No, mi hanno un sacco detto di cosa chiedetemi chiederti di Correa. Devo chiederti di Bento. Mi, mi, hanno, detto, mi hanno detto, no, <ride> Dai, <credo>. io ormai <ride> non, chiedo, non chiedo più, mi dicono come fanno quelli bravi. No, alla di Goodmunson mi hanno detto che l'Inter lo segue. Ma da Mo l'anno scorso vi ricordo che Goodmunson ha 11 gol in Serie B. È stato uno dei, dei, dei migliori, uno de, di quelli che ha trascinato il Genoa in Serie A e quest'anno sta facendo addirittura meglio in Serie B. E... L'Inter lo segue, quindi non è una cazzata. E no, raccontami. tanto è vero che lui ha frenato la Fiorentina perché ha detto: beh, forse mi faccio altri 3-4 mesi forti al Genoa e me ne prende l'Inter uno Sir uh, se l'Inter lo segue da mo Aspetta, gli rispondo a Danny perché il caffè because coffee is not a drink it's, it's a moment questo è stile espresso espressino <laughs> espresso espressino ma <laughs> no espresso espressino what Espresino. a moment to relax with espressino <laughs> È grande, è grandissimo, dai. siamo campioni d'Italia cazzo mi... ah, ah, e vogliamo ridere. E quando io ho detto domineremo tre anni, mi riferivo a, a delle cose, vedi? Quindi, Musso lo seguono da tempo. Secondo te, <coughs> che possibilità ci sono? È solamente una carta sul tavolo? È solamente un gioco su più tavoli? O è un profilo proprio che piace perché manca all'Inter e, e piace piace alla gente che piace piace alla gente che piace e piace tanto all'Inter, piace tanto a Inzaghi piace tanto a Ausilio, piace tanto a livello di, di ingaggio e piace perché è un Sanchez più giovane fondamentalmente è chiaro che Sanchez all'età di Good munson era un fenomeno allucinante ma no. l'Inter non è che gli serve un altro super titolare all'Inter gli serve un giocatore con quelle caratteristiche quindi passo breve, ma anche gamba in ripartenza, dribbling nello stretto, assist, tiro da fuori, insomma, già tutte le caratteristiche. Eh, eh, però, io vi ricordo che Good Munson ha già 27 anni, eh, quindi non è, non è un ragazzino. Sì, non però, grazie, e andassero tutti i cani, vermi cani, su Good Munson li ho sverniciati, Zig Mi stai dicendo che anche lì mi hanno detto una cosa giusta, sai cosa sì, mi hanno sì, detto, sì, sì. Ale? Sai cosa sì, sì. mi hanno detto? Tanto così si trattava di decidere alcune cose, ah no, su quello non lo so. Sul, su su a gennaio, no, ma io che... a gennaio, non, io, no, più che altro non credo che Bologna se ne sarebbe privato a meno che di mezzo non ci fosse stato che non so chi Fabian. però mi hanno detto guarda che Zirze poteva venire a gennaio, ma diciamo che prima di Zirze si preferisce proprio questo, non lo sapevo, lo saputo due ore dopo. Da un'altra persona, <coughs> Sul Zirze. È un nome che l'Inter ha già da, da anni sul taccuino. Quando io ti parlavo prima di Ausilio, che è uno di quelli che segue questo tipo di giocatori. Se è uno dei più grandi talenti, ormai. Una Perché il Bayern non lo vuole? Ha fatto altre scelte il Bayern, e poi uh, servirebbero 40 milioni a loro per. Uh... Per, per, rip per riprendere perché ha il diritto di prelazione a 40 milioni e il Bayern non è una società che spende e spande. Ormai è rimasto, prende solo il Paris Saint Germain che fa questo tipo di mercato. Eh. Eh, quindi, anzi, con lui, Enrique righe, nemmeno tanto perché pure loro cominciano a piazzare altri. Quindi, quindi ripeto: secondo me, Taremi più al posto di Arnautovic e un Good Monson più al posto di Sanchez. è chiaro, e poi ne resterebbe aperta una casella, e è a chi piace a tutti. <ride> Però Sirk secondo me, è più un occhio, teniamolo eh, monitorato se va via X esatto, è più uno che, che viene... a prescindere. Che viene bravo. a prescindere, bravo daremo i good Mentre tu dici dico una cosa, Turam arriva un'offerta da 70-80. Allora Bravissimo. prendi G3, giusto? Ma, se... ma, ma pure a 60 Turam lo saluti. Perché è a zero è come un'ana, fare se lo stesso sì, discorso esatto. con un'ana e quindi Zirk. bravo, è ecco, esattamente anche perché come caratteristiche che tu ci fai a caso sono simili. sì seconda punta che vengono anche da un gioco un po' in fascia, eh, uno più sì, forte, esatto eh. Io ti dico una cosa su Tram. Che è quella che mi aveva scritto quel dirigente dell'Inter, cioè <coughs> che ci credevano totalmente. Però ti dico: a me ha stupito ancora di più. Però ti dico che è un anno di grazia, nel senso che lui è uno che si è infortunato spesso. O hanno trovato il modo di non farlo infortunare, oppure ci è andata anche un po' un filo di culo. Nel senso che Zirze sembra uno più. Solido. Insomma, però... No, Betturam ha avuto degli infortuni, che è un miracolo vederlo così, cioè è, totalmente, è in una forma meravigliosa, danza sul pallone, mette la palla, non ha paura di entrare, non ha paura di strappare, cioè Va a, a le gamba, le... a voglia, eh, c'ha la testa, però ti dico, 27 anni mi danno 70, con 40 prendo Zigzag, che ne ha 22, che comunque è fenomenale perché alcuni colpi di Zigzag ti fanno venire il durello, ci pensi, no? Eh, il giochino è questo, Fabio, non si scappa. Quindi, come dice Ale, Ale sta dicendo, ragazzi, lo dico anche ad Eugenio che è un po' Eugenio Granelli, il nostro vuole fare giornalista, ma no, non mangia bene. Turan c'ha il mughetto sulla lingua quindi, eh, Goodmussen a prescindere, Zirze potrebbe essere. Se qualcuno molla, Lautaro rinnova mh, Bento. Bento sarebbe del, per, fosse per lui sarebbe giusto per l'Inter ma è il prescelto? Sì, sì, sì. e Audero va via? beh nel caso credo proprio di sì dopo un anno da vice Audero si trova una squadra per fare il titolare anche perché credo che insomma sinceramente anche questa mm. cosa di Sommer no? sì peccato però non è che sei disperato come quando magari in panchina avevi un vice che faceva una partita ogni sei anni cioè Audero a Lecce ha giocato un mese fa non è che qualcuno si è accorto della differenza <coughs> e comunque devi giocare con Lempoli. No, importa. Poi magari tre tiri fanno tre gol. Va bene. però questa è una battuta mia bellissima che Ezio ha copiato. Campione d'Italia, la XXL, io, vedo, io avevo detto un'altra cosa. Ah, quel partito lì, quello lì: i fratelli d'Italia, non tutti la XXL. Allora, eh, chi quindi Bento, Bento Kretski, ok? Perfetto. Poi, quindi tu, anche oh, lì è visto, no, Inghilterra. Brasile, mm. no, non l'ho vista. Perché... Titolare, Bento. Ah, titolare lui, sì. cioè, cioè, ma Bento... lui già doveva essere convocato. e eh? Poi si è fatto male alle altre ma volte. Scusate, ma i portieri brasiliani? Ma scusa. Che, che Ederson non ho capito, ma che, che, che... portieri i, i, i... lui è di eschiare devo dire che stanno tutti un po' incalando. Uh, Ederson mi sembra uh, sia infortunato. No, io mi ricordo i tempi capito, mitici dove c'erano Adoni, Doni, uh, Cesar. c'erano eh, Alison Alison Becker Ederson ma un becherissimo. Ederson. Mi sa che stato. si è fatto male. Eh, ma Bento è forte, ragazzi. Cioè, è forte in tutto tra i pali. In uscita, coi piedi, è coraggioso, è, 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 un è, un, è uno Giulio Cesar sì, è che un di, con 15 cm anche... in più, quindi. No, è fortissimo, mi è venuto anche un mal di gola con sto Bento. Un eh, bento. cane. <ride> allora, anche Bento è stata una chiamata fatta. questo non è stata una. Questa è stata su quel cesso di Twitter, è stata certo. proprio una, una roba in cui avevamo detto all'Inter prendi Bento. Ok? Questo era quello che avevo scritto, cara Inter, ora mi ascolti, perché Alessandro Cato mi ha imposto dei nomi per il mercato dei cerode. Portiere Bento Matteo Skrebski. Non dire che non te l'ho detto. Salutazioni, calcio mercato Inter, non c'era ancora Mica no, Ne parlavamo? No? Ricordi Fabio. Io, io su Vento sì, avevo una, sì. una fonte direttissima. Sì, 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 e lui sarebbe venuto già l'estate scorsa. Eh. Pazzesco! Quindi, Quindi, Quindi e ha perché... strappato la promessa che l'avrebbero lasciato andare l'estate successiva. Infatti, mi hanno fatto un'intervista che lui ha detto l'Inter è... eh, la mano, tutto felice? Ha detto sì, praticamente. Quindi, vento, taremi, good Zerischi. Adesso mi devi dire, mi devi dire se Buchanan finalmente gioca e se si puntano su di lui o se è una pedinazza, ma non credo. E poi mi devi dire del centrale, quello che sai. Tutto. Siamo in 912, una live, una delle più belle, una delle più goderecce. Vinceremo il tricolo. Allora, se non facciamo 50, ti dico quello che sta sul centrale. <coughs> A 950 ma anche un po' di like. Spollicciate like. Iscrivetevi eh, al canale, like. offrite un caffè e vi dice veramente sul centrale. Mamma mia, sul centra no, su, su invece su Buchanan Un attimo eh. che hanno già messo su quel, questo accesso di Twitter. Andrea, però ha messo Bergomi Fammi, Alessandro Cavagini, beri carichi sull'Islandese, cani, cani. <ride> <Danny, ride> questo si, si ritwitta subito. Pronto, si sente. Bene. Conferma. <ride> conferma tutto su Good Mund. Son. anima vermi, vermi. Cani, certo, clamoroso e poi cani cani vermi. Cani. A ah, sabato, altro gol annullato. Eh. Maledetto i cani vermi Diglielo, come, perché, ma con cosa? Con l'avaro? no non c'è l'avaro no ma ho dato fuori gioco su, su, su tapine che ero partito di ropalla ma come si fa? Da, da. no come, come fuori gioco su? ho fatto Tapin dopo la parata del portiere ma ero partito eh. di ropalla cioè il compagno mio quando ha calciato in porta io stavo dietro di lui eh, ma e lì come funziona? La... C'è l'arbitro? C'è anche il guardaline? So, no, sono solo l'arbitro chiaramente e quindi funziona a cazzo di cane e tu gli hai detto che era un e gioco simpatico. E io ho detto, ma guarda, il <ride> bello è che gli altri. Che poi Nessuno firma. Eh, a volte sì. Però Sarebbe per caso figo, per eh? Sarebbe bello, sì. Però e cazzo Uno firma, poi dice arbitro. No. Oh, no, che poi sabato mi marcava uno che ha giocato pure a Como, ha giocato in Serie D con, con l'Avezzano pure, cioè uno che. E aveva fatto e tu l'avevi devi messa lo stesso era. e io avevo insaccato. Avevo insaccato e invece mi ha fischiato fuori. Giove, ma sei un cane? c'ero io gli dicevo: Vermi cani, striscione vermi cani, maledetti. è, è il secondo, eh? Perché l'altro due settimane fa con la palla che rotolava in porta l'arbitro fischia per darci il calcio di rigore. A noi, ma sta andando in gol, eh? Scusa, mi fatto. Scusa, <ride> me la ricordo. Scusa, ho capito, ho fatto gol, mi dai rigore e eh, vabbè l'importante è che giochi e che... e che un attimo solo che blocchiamo Filippo dai diteci del difensore centrale noi stiamo temporeggiando blocca l'utente momentaneamente bloccato visto che dai dai capito dai, forza. Oh. E ti dicevo su Buchanan no no Buchanan ci... Bruto. tu non mi caghi da una vita non hai fatto neanche l'euro per fare il sostegno al canale no ma col pani ragazzi No, ma però non mi stai cacando e tu? E tu? Ti sei mai preoccupato di quello che faccio, di come urlo, del mangime di Frankie, <ride> di tutto quello che facciamo anche per noi, per... No, no? No, neanche un caffè ci meritiamo? Eh? Okay. Faccia da culo. Rispondi a questa faccia da culo. Faccia da gallo. Ma scusa, faccia da colpani. Non mi stai cacando con questi termini. È la zona City Life, e dove c'è City Life c'era la fiera di Milano, si chiamava Fiera Campionaria e quindi non c'era la fiera di Ron, c'era tutto quello lì era la fiera. <coughs> Tanto che dove ci sono i campi da Padel, dove vanno tutti i pagliacci, i calciatori a giocare, che proprio dove abitavo io c'era il Vigorelli, è rimasto un pezzo dove fanno ancora la fiera, è rimasto un pezzo dove c'è uno studio della Rai, mi pare dove facevano all'epoca una roba di Fazio. <coughs> e poi è rimasto do davanti dove c'è il fill dove poi abitavano i vari ho messo le selunga dove c'erano i vari calciatori lì invece è rimasto una roba botanica adesso hanno tirato giù tutto e hanno fatto un quartiere gigantesco guarda caso Allianz Pricewaterhouse e l'altra torre sono tre c'è la Price Pricewaterhouse l'Allianz e l'altra le generali che era lì vicino ed era il quartiere con la fiera e quando c'era la fiera e ce n'erano tipo una ogni una ogni. Questo è il gioco di distruggere tutto. E praticamente parcheggiavamo non lo so, in Cadorna. Mio padre parcheggiava. Eh, dopo ti dico di Bank of China. Sì, 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 mi ricordo: Gol! Simone! Simone! Voglio gente come. Simone, entra. Simone Grazie, Simone. Ma che bella Simone, merito un medaglione. Esatto, cazzo, Simone, Simone facci il domandone. Lo faccio entrare, Simone. Attenzione, colpani. Facciamo contento. Anche quel esatto cane, facciamo contento. Non c'è gente per il bene. Di Simone. Rispendiamo a Bruto. Che è un cane, col pani. No, perché? Gol di Francesco Monti. Grazie, Franci. Col Pani, no, perché? Perché il flaco no? perché l'Inter da quel punto di vista è coperta e poi l'idea di riportare Fabian. Attenzione, qui mi sorprendi. Allora, a me ha detto uno che segue tutti questi giovani che Casa dei era... era talmente avanti rispetto a quelli con cui giocava. Casa dei, Fabian, e, e Fabian è su quella strada lì, però ho detto che Casadei era più... Casa dei.. Era la squadra, quella dello scudetto con Chivo, poi col segno eh, di poi eh. Però ha detto che Casadei era veramente una spana sopra tutti. Lui, un po' ristagno, Fabian, anche lui. Però adesso vedo che in under, no. Gol! Goodmusson come Jamie Varda, grande Fabio. Jamie Vardi, no. Diverso. Di Jamie Vardi è una punta. È vero. Però gol! Però è un gol Ale, grande gol. Gran gol, gran gol Il nome di battaglia, gran gol. Tutto attaccato, ciao, Federico dalla Toscana. Ciao, ciao, ciao. Sono io che ti ho detto, non mi stai caccando. ti offendi. Guarda che toscana, allora stavamo no. dicendo, ma che vada a fanculo, rompe sempre il cazzo. Parla, non si capisce un cazzo, rompe i coglioni. Non è iscritto, lui e tutta la Toscana. Affanculo, a ma... io. Ah, io sono iscritto. No, tu sei Ai iscritto. Lì, io la... sono la... iscritto. andare a prendere con un po' di gente una macchinata giusta. Tu sei iscritto lì. Tutto a posto? No, no, che cazzo vuoi? Ma fai la... fai l'abbonamento, la no? Cane. Ma che dici? Sono ma Sono massato, abbonato, abbonato ma vai a vedere, controlla, sono abbonato Cosa? ma è Mastrota, ah, si, è il, è il set di pentole dovuto, dietro Madonna. è Mastrota 94, è so ho due canali, è il solito sono sempre io Mastrota, set di pentole sì, no, no, lui cucina in Danimarca eh Cazzo. ho una notizia sì. è Danimarca? Danimarca in provincia di Perugia? lo <ride> <ride> vuoi sentire la notizia no? certo <ride> No, però non imbroccarci di cazzate, capito? Non fare non credo, il venditorismo. No, almeno... No, ok, vai. Allora, io non posso fare ah, i nomi. Ma sì. vuole in pentola? Vai. Ti dico che siccome ci ho, azzecca ho azzeccato eh, quando si parlava di frattesi che mi dicevi ma non lo so, io ero sicuro che frattesi veniva. Ti... Dai! Ma... ma sta dicendo una fraccata <ride> di cazzate. Ma... ma questo vedi io? Non mi ho mai detto un, un cazzo! Ma come? no eh. Ti vado a ricercare il video. Anche eh, se poi là a parte questo: col Pani viene sicur sicuramente. Grazie sicuramente. Federico! Ciao, Ciao con questo è tutto. Ciao, perché viene? Perché ho una fonte che mi ha detto che col Pani viene all'interno. Ah ti dico una cosa. No, te lo dice. Mi sta chiamando A ah, mia figlia! Arrivo cinque minuti che figa. Sì, un padre disgraziato, arrivo subito. Poi ti dico io che conosco nel Monza, arrivo. ecco ho messo giù! Guarda, rispondi che della linea! Poi ti dico La. che conosco, ah, io, io del Monza conosco due terzi del CDA, ma okay. conosco, e di apparro. Quindi, tra l'altro, un terzo del CDA è mia cliente. Quindi. Io non chiedo mai un cazzo, ho chiesto mezza roba una volta sui Premi mi hanno detto delle cose tutte vere che poi sono uscite dopo. Eh, chiederò, ti lascio un attimo chiedo. con, eh, con Aleandro Cavasini. Anzi no, lo vuoi tra i coglioni o no? Non vuoi che lo lasci questo rompicoglioni? te lo lascio. Tocca. Sì, sì, no, mi interessa capire la zona della, di, della Danimarca. Feno, sono su un'isola. Ah. Eccezionale, eccezionale vivo dall'altra parte qui è Copenaghen dall'altra parte opposta costa che guarda l'Inghilterra Espia che ci ha giocato la Fiorentina contro l'Esberg davanti c'è una piccola isola si chiama Feno vivo lì io faccio street food e faccio il cuoco qua bene quando mi inviti? quando vuoi quando vuoi se, se ah, ospiti serve l'invito formale eh, arrivare in Danimarca Qua, quando, vuoi, quando vuoi tra l'altro io mi chiamo Federico Beccaglia, mia sorella è la famosa Greta Beccaglia quella che della de storia della la giornalista che fu toccata in diretta. Ti ricordi tutto quel caso di Mezzitalia Italia a ragionare di questa cosa? Sì, 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 sì. sì, Beh, sì. No, è, no, mia, no. è mia sorella. Ah, ah. è mia sorella, Vabbè, e... parla mi va bene però come? Dico, alla fine è finita bene quella storia sì sì è finita bene insomma no lascia perdere per, quel, per quel energumeno <ride> dico, per lei comunque poi ha continuato oppure perché no lei che sta continuando a lavorare io. come, come sta, sta facendo ora sta seguendo delle, eh, delle pubblicità sulla serie b sta facendo dei cartelli per la serie b e comunque lei è in, cont è in contatto con, con, con il calcio ha diversi contatti eh, specialmente nel settore fiorentina quindi ogni tanto mi racconta qualcosa. Scusa tu, sei la pecora nera della famiglia, allora. Io sì, io sono scappato dall'Italia. <ride> T'hanno scappato, mi sa, ma hanno scappato, va bene, va bene, no, no. No, no bella, bene, 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 bella bella, e devo, sì, devo... No, io, a me su Colpani mi hanno detto no, ma colpani no, mm. ma magari è un okay. depistaggio, magari è un depistaggio. Può dar, sicuramente, ma io quando parlavi con, con Fabio eh, qualche live un anno fa, un anno fa si ragionava e dicevo, Guarda che frattesi che viene, lui no, no, a Slani se lo mantengono. Se, li, se, vanno, se va via Slani, forse viene frattesi, dice no, guarda che frattesi arriva. E infatti, frattesi è arrivato. Lui non se ne ricorda. Se va a ricercare i video, glielo faccio vedere. <ride> Sì, sicuramente l'avrà imboscato da qualche parte allora Perché quello che non prende in bosca, perché ci sta la gara no più che altro mi interessava la, 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 la questione della Danimarca cioè perché in Danimarca perché in Danimarca perché mia moglie è danese io ho vissuto eh, abbiamo vissuto in Toscana Dai, insieme per più di 13 anni allora Mm. Eh, ma certo. siamo stati in Toscana insieme per 13 anni con mia moglie e poi se ci siamo decisi di trasferirsi più che altro per i bambini e per, perché qua è la società la cultura e pur, purtroppo bisogna dire la verità siamo 40, rispetto, 40 anni avanti rispetto ai sud Europa cioè in Danimarca in Norvegia, Svezia è un, un altro mondo lo, so, altro lo mondo. so perché ho un mio amico che è stato tanti anni in Finlandia e infatti adesso che è tornato ha aperto la gelateria perché chiaramente aveva imparato a fare il gelato e ha preso pure dei premi lì in Finlandia proprio per la gelateria e quello che mi raccontava a parte il clima che per chi è italiano come noi fa un po' più fatica adesso la Danimarca è diversa dalla Finlandia da quel punto di eh sì, vista eh. È diverso però diciamo che sempre paese nordico è però a livello di welfare di sociale di, di lavoro di un altro pianeta un'altra roba proprio. ma sai cosa c'è che è che è la cosa che mi fa al di là del fatto economia la cosa è il rispetto per le persone quello che manca in, manca in italia è il rispetto per le persone veramente la gente le file ti scavalcano, cerca sempre di fare i furbi cerca sempre di fregarti io ogni volta che vengo in Italia mi incazzo perché sono so diventato danese da questo punto di vista quindi non sopporto più certi atteggiamenti ma non è nemmeno il sud Italia il nord Italia, è uguale. Italia uguale è tutti uguale, 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 uguale. Sì. uguale no è, e... sta cosa infatti mi è rimasta impressa perché mi raccontava che loro non chiudono la porta a chiave a esatto non chiudono la porta a chiave, è un po' come facevamo noi, io non ricordo da bambino, lasciavamo le, la, la chiave, la serratura e la porta da bambino. e Io sono dell'80, quindi almeno fino agli anni 90. Dopodiché, non, non, anche, anche io dove vivo, che, comunque, è una cittadina, è una grande città, non, 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 non è più immaginabile una cosa del genere. Alle grandi città, quando ci ho vissuto, ogni, ogni passo un vetro spaccato nella della macchina voglio dire e, e come dicevi tu tanto a roma e vissuto a roma e vissuto a milano uguale cioè, anzi anzi milano è peggiorata pure non di poco quindi purtroppo sì purtroppo purtroppo sì però quell'unica da... cosa che ti possa fregare è la bicicletta perché sono ubriachi non perché te la voglia rubare eh, se sì, sì. sono ubriachi allora capito per tornare a casa trovano una bicicletta tornano a casa poi la lasciano lì ma pure, ma pure in Danimarca come in Russia ci stanno le ronde notturne perché la gente esce ubriaca dai locali, cade e muore di freddo poi. No, no, non c'è... Il ma clima in Danimarca insomma. Qui non è, è freddo, ma non è che sia freddo con, i, con, i, con, i, con gli orsi polari. Cioè, siamo, siamo in verità Io sono a 150 km dal confine della Germania, non è la che Germania. sia freddo. Quindi... La Danimarca... È differente la di Marca è, è eh, un'altra... Vabbè, però... Volevamo, volevamo fare il club Interfeno qua giù, ha eh, eh, trovato già una, una decina di persone, ha detto con 15 forse si può farlo. Sto cercando di studiarlo se riesco a farlo, perché ce ne sono diversi che ho coinvolto anche diversi danesi, già quando c'era Ericsson che erano affogatissimi però sono rimasti diversi danesi interessati all'Inter delle volte vediamo le partite insieme. È divertente, sì. Beh, da quel punto di vista, l'Inter è un po' una scuola nordica rispetto sì. alle altre, perché c'è un, un diciamo un fisicchio roll un po' o meno italiano da quel punto di vista, che per anni lo sai, sicuramente è stato criticato, noi sì. invece ci hanno tutti gli italiani, e gli altri hanno gli stranieri, invece non sono... tutti zitti, tema che non viene più toccato, ma per fortuna, almeno, vuol dire che siamo progrediti da quel punto di vista, sì. non siamo ancora così xenofobi, eccetera, eccetera. Secondo me è una questione di, di, di squadra, però facciamo finta che siamo progrediti a livello. Comunque di... io in questo ultimo, in questi, ultimi, in questi ultimi due anni mi sto di... sorridendo come un matto perché non avevo pensato mai in vita mia, di sentire i gobbi, diciamo così purtroppo. I gobbi sentire ragionare di regole, sentirli ragionare di, <ride> di, 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 di partite rubate. Cioè, Quando inizio a sentire queste cose li guardo e rido, e rido e continuate che mi fate ridere proprio. L'alibi de, la, dei perdenti è diventato l'alibi dei patteggianti, quindi eh. esatto. Ne prend, ne atto, esatto. Ne prendiamo atto, ne prendiamo atto. Il cambiamento danese lo segui? Sì, sì, un molto. pochino. Sì. L'ESPIA, purtroppo, la squadra qui che tra l'altro eh, sono andato a vederlo spesso, è un calcio molto. Eh, io non lo, non lo posso chiamare un calcio professionista perché quando vedo una partita del campionato danese vedo delle cose la serie C nostra. Perché, però ogni tanto spunta qualche talento che lo vedi che fa la differenza. Però te considera che le, le squadre calcio oppure dove fanno i seminari di calcio sono tutte persone che vengono mica pagate. Eh, c'è lo Stato che dà sostegno se ti apri una, 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 una filiale e c'è persone che, eh, autodidatte che fanno gli allenatori, insegnano il calcio bambini. È tutta una cosa portata più alle, in modo umano, no? non è più con i, con i soldi di sponsor, la gente che ci può guadagnare. In Italia, fa una squadra di Pulcini, cioè, passano 300-400 mila euro di, di soldi tra sponsor cose, è una ma cosa è allucinante, ma che scherzo, qua in invece Italia... è molto tutto più pulito, molto più. Umano, io posso guardare uno, uno dei problemi di cui si parla qua in Italia da, da, da un po' di tempo è proprio quello degli allenatori delle giovanili che più che allenare eh, i ragazzi allenano loro stessi perché a, 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 diciamo fino a una certa età tu più che altro devi coltivare il talento, e invece, guarda che però che bella uscita dal basso che ti faccio fare per fare loro bella figura perché è tutta una catena che. Eh, Arrivi, ti fai vedere, però non è che funziona sempre così. Giustamente in chat ci fanno notare, ci ricordano che Bissek giocava proprio lì da te l'Arus no? In realtà si pronuncia con doppia si pronuncia e invece tanti dicono Oland sbagliando perché Alan l'ha detto proprio lui e lui si pronuncia Alan perché nato in Inghilterra. Quindi voi che dite Oland, l'unico che dovete dire Aland, dicono Oland, sbaglia. <ride> cioè, do, tutti quanti, ma qualunque sbagliano perché dicono la doppia ala, dicono la A, l'unico che dico dire eh. A, dicono O. Oh. Eh. L'ha detto lui, l'ha detto lui, non è che lo dico io, eh, poi il papà era norvegese, lo, ce lo ricordiamo, il terzino, terzino norvegese, e, e quello era Holland perché c'aveva l'ago. E con, con la barca come no l'isola mia si chiama Fenu però con la o sicché praticamente Fenu esatto con la o sbarrata vabbè come quando e... io dico de Frey e dicono ma no si dice de Frey no, si dice de Frey è chiaro non è che me... però de Frey non mesce perché non si dice de Frey no, no. Sì, ma mia moglie, che la è la danese, mia non è che impazzisce per il calcio, però quando segue delle partite dove c'è magari dei giocatori danesi, che i commentatori italiani gli pronunciano il nome e dicono: ma, ma cosa dicono? e le cose in inenarrabili, proprio. è vero, è Ciao. vero. Ciao, Federico. Vattene a fanculo hai fatto perdere 100 persone, vattene. un bacio, un, vattene, un vattene vattene. abbraccio, sei sempre carino, Fabio, 100 però, persone gli hai non fatto non perdere. Vattene, la ah, a invitaci, spese ma... tutto il viaggio, ma, no, ma no, no, voglio, quando non voglio mandaci la fresca. Già l'autostrada non la paghiamo. La la Ti mando la fresca, vai la benzina. <ride> riesci a pagarla? La voglia sì. Guarda ah, che, vale, che non devi dire due volte che io e Alessandro siamo come Terence Hill e Bus Spencer. Cazzo, zì, di sempre, eh? e mangiamo fagioli tutto il giorno, capito? C'è il volo diretto. Eh, da, da vediamo in ma... macchina, ci siamo... facciamo tutti gli stali. Noi veniamo, andiamo in Germania, guardiamo gli europei e poi veniamo a fare una capatina in Danimarca. Vengo Vole lì, ti tiriamo uno schiaffo e torniamo indietro. <ride> Ti mangiamo tutti, mangiamo tutto, ti spacchiamo le pentole in strada di schiaffi così Gua, guarda qua per, cioè, per, per me pure pure, ma per te cioè, da, da te in Danimarca è come da me a te, quindi voglio dire io fanno eh, sono stato nel 92 in camper con tre amici e sono stato in camper e poi da qua non è vicinissimo. Eh, Quanto ci avete mezzo. messo? Dai 8-9 ore, quando ci avete messo? Nemmeno no va bene no, no un, po ci, un po ci vuole sono 1300 km da te Fabio mm. sì. sono 1300 km no, appena passi di qua restate tutta dritta e poi no, non è stata siamo eh, da tipo... me a, a te che so 700 km ci metto 5 ore e mezzo più o meno e poi siamo anche andati <coughs> da lì siamo andati a vedere come che è da siamo andati da Siamo andati poi da. Quelli che ci hanno eliminati da Helsingborg. a Helsingborg. Ah, no. Helsingborg. Siamo è andati Amleto, da Helsingborg. È... Dalla Danimarca alla Svezia. Siamo andati a fare la gita. Si, si. il Castello di Amleto, no. Che in realtà si, in realtà si pronuncia Helsingborg. Eh. Eh. esatto, esatto. <coughs> dove vengono gli svedesi vengono in Danimarca per comprare l'alcol perché gli costa meno, si imbriacano come i malati mi ricordo che era pieno, è vero, è vero, questo succedeva vero. anche nel 92, era pieno di svedesi è vero e costa meno, ma era pieno è proprio avanti e eh. indietro no, mi ricordo costa meno relativamente, costa meno per loro perché in Danimarca c'è il 25% di IVA su tutto più c'è au di prezzo ancora, quindi sì, ma mantengono quelli via come via. te che non fanno un cazzo quindi ringraziali per quello che pagano lì eh. per mantenere i cialtroni come te esatto esatto andiamo a trovarti io e Ale capito v apri la macchina vedi un pulmino così vermicani siamo noi capito <ride> <ride> e mica ti entriamo dentro lì e coi che ti cadono tutte le padelle stai cucinando ah, aspetta. Ah, due schiaffi, ti mangiamo tutto, ti accoltelliamo e torniamo a casa. Però prima, eh, prima dobbiamo eh. cantare la canzone dell'Inter insieme. Prima cantiamo e eh, festeggiamo Esatto. ultima cena, poi qualcuno lo no, ha esatto. proprio devi fare il Toscano, come parla in Toscana? Ma come si cai come... un cazzo, ah, affa Ma culo. <ride> ma eh, ma cantato l'ino del corpo sciolto prima! L'ino del corpo sciolto fammelo a, te, a me. Eh. Eh, eh, spettacolare, no? ah, dai 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 è uno vai e questo è l'inno del corpo sciolto lo può no. cantare solo chi caca di molto perché cacare cosa è sano e genuino per no, non non mi ricordo poi il testo no. <ride> ma non sei un cazzo sei un danese ormai cazzo sei un, sei un cane danese sei un maltese va bene Federico, vattene a fanculo quando veniamo un bacio, oh, no. un abbraccio ragazzi, sempre Forza Inter sempre Forza Inter ciao, ciao d'Italia dove la metti la seconda stella? qua, me ne metto una <ride> qua <Bravi>. o qua? <ride> bravo, te la porto io ciao, te una stella te la inchiodo a lui e una te la inchiodo io ciao Bellissimo. Federico ciao Federico Se ciao, ciao. Non ti ciao ciao ciao, ciao. Ma mai più. <ride> grande Federico speriamo che non entri mai più allora ci ha fatto perdere io volevo dirvi che vi ho messo il link per le ultime domande poi facciamo <coughs> poi facciamo no, ma un ride dico, al ma pancio no, no, fai, andate a seguire il meglio insomma di, di, di quello che è OssiV ma il processo del lunedì credo che sia già partito e no dico fa mi chiedevano di acerbi vai di acerbi eh, due cose proprio rapide rapide perché hanno, hanno mistificato incredibilmente in questi giorni sia l'aspetto normativo della Federcalcio sia hanno portato Uh, ad esempio, un esempio che con Acerbi non c'entra niente, cioè allora sotto l'aspetto normativo si è parlato del diritto sportivo in cui l'onere della prova è completamente ribaltato rispetto alla... al diritto. Quindi non sportivo. è vero, e non è assolutamente vero, ma no, va questa roba in maniera totalmente sconclusionata come se fosse l'accusato a doversi dimostrare. Eh l'ha detto diretta. anche quel bastardo di Ciscione in diretta. Ma non è vero. Basta fare una ricerca sul sito. Ma fa l'avvocato quel bastardo. Cioè... Appunto. <ride> Basta fare una ricerca sul sito della Federcalcio c'è cioè specificato proprio a lettere cubitali che in ogni caso, anche nel caso di discriminazione di sdicevole, eccetera, eccetera, l'onere della prova, l'onere probatorio, non può non essere a carico del, del, dell'inquirente, e direi: scusa: non è che uno dice no, eh, altrimenti sì, che cosa si crea? Si crea oh, quello mi ha detto Bip e quindi esatto. ah, squalificato. E dell'altro oh, che deve dire no, non ti l'ho detto. E eh, eh, allora dicono, ma come Marconi è stato squalificato in Pisa Chievo? Anche qui, cazzata. Fabio, altra cazzata. Marconi eh? in Pisa Chievo, che aveva detto a Obi a ah, la rivolta degli schiavi, era stato assolto in primo grado. È stato condannato in appello solo e soltanto perché? Perché l'accusa ha portato dei testimoni di campo, ossia... Altri giocatori che avevano ascoltato l'insulto e operatori della TV a bordo campo e prove audio Minchia. in cui si sentiva l'insulto senza queste ulteriori prove, Marconi era stato assolto per mancanza di prove. Quindi, Quindi oh, tu stai dicendo Napoli, che no. è a carico appunto del, dell'accusa, e stai dicendo che se, secondo te siamo in uno stato di stiamo in uno stato di diritto a meno che negli sportivi impazziscano, voglio dire. È... E quindi o ci sono delle prove ulteriori, fattuali, perché siamo in questo canale, quindi bisogna dire prove fattuali, quindi audio, testimoni, o è la parola di uno contro la parola dell'altro. In questo caso Acerbi non può essere squalificato per razzismo, punto. Cioè non ci stanno Cristian e Il Razzismo inteso come uno che spara dei razzi, che qua non si può dire niente. Co come uno che spara razzi, magnum, cerbottano. Magnum è, è, e anche esatto, i mini, mini ciccioli. Dice. Questo non per difendere nessuno, perché se ha detto quelle robe ci siamo già esposti tutti. Dalla Ma guarda, alla fine l'ha detto o non l'ha detto, passa in tredicesimo piano. Perché qui il discorso grave è che si fa una comunicazione che io chiamo il processo alle intenzioni. Cioè alla fine il fatto che Acerbi abbia detto o non abbia detto quella roba là, veramente è, ormai è marginale. Perché qua vuol dire che chiunque può passare da colpevole. Certo. Se io avessi ascoltato con le mie orecchie a Cervi ti avesse detto una roba del genere, ma per me a Cervi si poteva togliere tranquillamente la maglia addio non lo voglio vedere più. Pur capendo che può capitare, a me non capiterebbe mai di dire una cosa del genere. Potrebbe, dire, potrebbe uscirmi altro che magari potrebbe essere comunque, e mi è capitato durante le partite, sia una persona che ha perso un genitore oppure uno che ha problemi e noi usiamo intercalare tante parole diverse purtroppo può capitare quella lì no però capisco pure che magari sono intercalari che si usa capisco ma non comprendo sono due cose diverse quindi per me oggi, io lo salutavo proprio bellamente ma qual è il discorso di acerbi io ne faccio un discorso di, di comunicazione perché io faccio comunicazione e in comunicazione ho sentito delle bestialità enormi bella ma questa idea mi... ma enormi enormi ah, poi ti mando il link cioè ma l'ho messo ma no. Su X voglio dire, è pubblico, è pubblico, è. ma, ma basta fare una minima ricerca. Scrivi Federcalcio, discrezione Discussione Razale, Onere della prova, e te esce il link. C'è cioè, bello scritto. La Federcalcio, sta a po', cioè, ma di che parliamo? Ma io la gente veramente. E eh, ma... eh, no, poi, eh, poi per dire: no, eh, ma allora perché si è scusato? Scusate, ma chi l'ha detto che si è scusato? Cioè? Esatto, dice che tra... si chiariscono. E Acerbi, dopo che hanno parlato con l'arbitro, continua a fare così. A, a Giovanni Gesù dice: No, no, no per me può dire tranquillamente. Ma guarda, che non ti ho detto quello che hai capito tu, ho detto un'altra certo. cosa. Non è che dice non ti ho detto niente, dice ti ho detto un'altra cosa. Io, esatto. io capisco questo, ma è una mia supposizione. Senza fatti, vale tutto, senza prove. è comunque, prevalente esigenza di preservare. Non è... Hai ragione, di provare che le condotte eh, perché, vi virate... però. Normale, eh? pensa a te e eh si sì, se no è troppo facile e chi è che ha detto quella stronzata è partita una poi come sempre in Italia la valanga la palletta diventa una valanga e tutti quanti vanno indietro come le pecore senza che uno faccia la cosa più logica cioè una minima ricerca nei documenti ufficiali pubblici quindi è comportamenti discriminatori o hanno della prova esatto, è quella, è quella parte lì cioè chiunque è pubblico non... poi vogliono squalificarlo lo stesso vogliono creare il precedente facciano quello che vogliono io ti parlo a mente fredda dimenticandomi che e, deline, e è del è stale? potrebbe essere chiunque sì. sì quindi pur di fronte pur a fronte questo qua? sì, 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 esattamente questo qui è firmata prodotto. da Torsello? Torsello, sì. Sì, è quella lì. Cioè, come mi... discriminatori, non a caso caratterizzati da un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso, è comunque prevalente l'esigenza di preservare l'onere a carico dell'organo inquirente, di provare ma che le condotte. Ma, ma è logica, <coughs> voglio dire, poi, ma, ma io voglio dire, tu senti una roba del genere, no? L'onere della prova a carico dell'accusato. Ma non ti viene in mente di dire, ma vediamo un po' se è vero, perché mi sembra un po' bislacca come. Come, come linea a tenere in un a me sembrava folle, eh, però va oh. Ma e se poi tu segui il caso di Marconi, che è quello stato che è stato portato come ad esempio principe per, per parlare di Juan Jesus Acerbi, finché Obi non portava finché l'accusa non portava quelle altre prove in appello in primo. In primo... Prima istanza era stato, era stato assolto Marco, poi con le nuove prove, con l'audio con, con i testimoni, con i giocatori di Dio, sì, sì, ho sentito pure io. E allora lì c'è la prova, e con il testimone oculare, dice, ok, lo squalifico, gli do dieci giornate. Come dovrebbe essere? Però qui l'arbitro non ha scritto nulla sul referto. Ma non a caso, non a caso, il giudice sportivo ha demandato alla procura ulteriori indagini, perché evidentemente lui non aveva. Certo. Eh, ricordate ricordate sì sì ma poi che se la come dice l'interista calabrese poi magari la procura ha trovato delle immagini che non hanno reso pubbliche, assolutamente sì io ti parlo a oggi con quello che abbiamo a disposizione nessuno può dire Acerbi è colpevole come nessuno può dire Acerbi è innocente cioè io non lo so non era un moschino lì dentro però qui si dà per scontato tutto Acerbi si è scusato ma chi l'ha detto che si è scusato Acerbi chiarisce Infatti pure quando l'unica testimonianza della CERBI è quando parla e dice no, no, per Giovan jesus sa frainteso, non dice mi sono scusato. Esatto. Sì, è il processo alle intenzioni. Cioè è un, veramente una roba, sbatti il mostro in prima pagina. Sì, poi, come sì. Ma poi magari la, io non sto dicendo che non l'ha detto, sto dicendo semplicemente che non si può sapere. Cioè non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno. Lo, posso, lo possono sapere solo i protagonisti però può capitare che uno capisca male in campo col pubblico, il fatto che ti ho dato una comitata, poi ti ho dato una spallata e ce le diciamo e tu magari capisci, cioè può, capi può essere che ha capito male, no? Non è che non puoi, e dici è impossibile perché è impossibile? Perché si dà totalmente credito alla una versione e totalmente discredito a un'altra Cerbi è, è diventato Jack lo squartatore perché? Cioè per quale motivo? Perché ce la maglia dell'Inter ah, diciamo le cose come stanno cioè voi, ce è caso Barella che si rotola perché ce l'ha dell'Inter caso a perché ce l'ha dell'Inter eh, quell'altro Giang eh, Morino, eh, cioè perché è il presidente dell'Inter a me sembra così a me sembra così no come dice quell'altro che quello che fa la Juve e il Milan vieni subito additato invece quello che c'è Ma... scusa ho fatto un post alle ma Basta forza che dice il canale del delirio. Eh, in che senso? Poi. Ma guarda, facciamo così: guarda è come un delirio. Blocca l'utente. Basta, finito il delirio. Siamo allora, in 823 ora, dopo un'ora 42. È stata una serata bellissima. Grazie a chi ha sostenuto il canale. Io stasera per la prima volta vado via perché devo mangiare. Domani mi alzo presto e sono stufo di animali. Devo ancora cenare, e okay, non siamo arrivati al 950, quindi niente di centrale, spiase. No, no, sì, non siamo arrivati. Del del no, però di, 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 io direi invece di premiare questa media altissima. Non abbiamo fatto il picco, ma siamo atti, appena uscito quel pirla lì, abbiamo ripreso un sacco di gente. <ride> Dopo di noi, andate a seguire i vermicani sul processo youtube che magari diranno qualcosa eh, portate i nostri contenuti i nostri saluti i nostri peti per il resto mm, voglio rendere omaggio a chi ha sostenuto il canale quindi dico alessandro facciamo questo gesto caritatevole e parliamo dell'unica cosa che manca cioè del centrale e poi c'erano tante altre cose, ma sai cosa ti dico? Che siccome poi ora che gioca l'Inter passa ancora una settimana c'è Pasqua, non vorrei che magari io mercoledì ho una cena in azzurra a Milano e mi hanno invitato. Diluvierà, poi devo guidare quindi zero bere, al massimo un bicchierino e niente. Invece venerdì, che diluvierà, vado a un compleanno di un grandissimo interista che... Beh, è un VIP un po' diciamo che a molti non sta simpatico però è un grande interista vado al compleanno di Corona che mi ha invitato il suo grafico e quindi, <ride> e quindi che lo fa ad Erbusco in provincia di Brescia e mi ha invitato tramite il suo mega grafico bravissimo quindi vado al compleanno di Fabrizio Corona e sono contento perché spero che ci siano le sue amiche più che altro e e per il resto vado accompagnato, quindi però anche magari un piacere per gli occhi. Quindi mh, due serie non ci sono, però magari mh, non lo so, perché c'è tanto ancora, c'è bisogno domenica, di c'era bisogno di finalmente la live al Al posto della frittata che... con le cipolle e la salsiccia. Al posto di rompere l'uovo <ride> io la no, veramente mattina, maledetto il tu ora oh, maledetto di lo stavi dicendo? No, però quando possiamo fare? Lunedì no, gioca l'Inter, no? Sì, lunedì. è sicuro Un pesce da d'aprile? Perché è il primo? Cazzo. Eh, perché non so se gioca perché è il primo o il primo. No? <ride> che cazzo è? Non lo so, spacca i giochi. <ride> fa... no, ma il problema è che è tutto il giorno, capito? e poi per terra adesso devo... vuoi vedere cosa ho fatto per terra io calcolo che ho pulito ho chiuso qua i battenti alle 7 poi volevo fare delle robe che non ho fatto perché poi ho fatto Guarda, questo è quello che devo fare io adesso oh, sai cosa c'è i germicani no franchi missile, missile. franchi missile missile franchi missile, Frankie, missile. Ecco, quella è la carta che io gli butto quando poi sbaglio a stampare, gli butto le palline e le distrugge tutte le noccioline che le mangia, il metà gli cadono e le rimetto dentro. E poi devo fare tutto il dribbling con la merda, con eh, lo spruzzino, eccetera. Poi disinfettare, poi domani togliere il giornale, fare il cambio giornale, gli mi uno schiaffo, figo che lo trovano cazzo. Va bene, va bene dedico questa live mi faccio serio a non solo mio compaesano ma a un ragazzo che è scomparso che c'è sul Corriere c'era in tutti i telegiornali che si chiama Edoardo è anche interista come il papà che saluto che una settimana non è vero dai giornali da giovedì è una settimana che è scomparso qua ed era in classe con mia figlia Mascia non so se l'hai letto Edoardo Galli no Purtroppo, adesso io, lui è un ragazzo intelligentissimo, svegliissimo, infatti era il primo della classe, gli dicevo sempre a mia figlia, mi raccomando, sposa l'Edoardo, gli dicevo. E adesso lo stanno cercando in tutti i modi, con, uh, come si dice. Purtroppo, è, lo vedi qua in alto? C'è l'attentato, le cose, due notizie, poi è qua, la terza notizia del Corriere, lo vedi qua? Si vede? No, non è, non è, non è condiviso. Okay. Questa è la prima notizia. C'è l'ONU, okay. l'ha tentato okay. e poi purtroppo vedi Colico. Ah, ok. È andato a scuola qua vicino, poi è andato a Milano al doppio passaporto e conosco benissimo i suoi genitori. E, e nulla insomma qualsiasi cosa non lo so sì no no nel senso che no no, no scomparso che non si trova ma non è vero che è andato via giovedì i giornali dicono giovedì invece da lunedì che non ha, un, ha preso un sacco a pelo ha preso il treno qua uh, un minuto da qua <coughs> E ha cercato delle cose sulla guerra, su come stare senza mangiare in giro, non si sa, però è un super numero uno. Un grande nero azzurro. Uno sportivo, un ragazzo bravissimo, educatissimo, il primo famoso prima classe che suona, amico del sindaco, della sindaca, insomma una botta clamorosa. E adesso non lo so, non lo so, e quindi. Comincia un po' a pesarmi perché lo conosco, abita qua dietro e quando poi lo vedi su, sui giornali nazionali dici ma come adesso con le moto, lì non, non lo so. Quindi, qualsiasi cosa, magari è collegato, magari non ha il cellulare, magari al tablet, magari qualcuno sente, vede, è e... devastante e vabbè, non aggiungo altro perché non, non, poi mi... sono veramente le robe Cristo. Niente, saluto Silvio che è venuto a salutare, e, e niente. Ale eh, dicevo che siamo riusciti a dire tanto, ma non tutto. Torniamo un attimo col sorriso e facciamo una preghiera per l'Edoardo. E, e, ti volevo dire, dai, diciamo, di, diciamo del centrale perché del resto, del resto, abbiamo detto tutto. Siamo stati veramente bravi. Il centrale. Il centrale. Io non so, poi... eh, posso dire una cosa, io non vai, so vai, niente, vai, 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 oh, io non so niente, sì. voglio dirlo perché. Ah, ma tu sai, ecco, io del centrale non so niente. E il mio amico che magari sta seguendo, <coughs> lui lavora dove hanno Azmune e hanno anche Kim e non mi ha detto niente. Quindi, io non voleva dirmelo. al bene perché è il suo lavoro, io non ho chiesto niente, non era ancora uscito nulla. Però Kim fa parte della sua agenzia come, come altri calciatori, tra i quali mi raccontava che Taremi farà le visite a brevissimo. Non so se l'ha già fatta, lui ha detto no, che le farà a breve. E, e che conosce? Come, ben... come? Di nascosto come Zielinski. Ah, a me invece ha detto che le farà adesso, <coughs> però di Kim non ha detto nulla. Eh sì sì, Quindi... dico, però senza annunciarli insomma. Ah, lui mi ha detto: tempo due settimane le fa anche lui? E perché conosce proprio perché poi mh, loro hanno azmoon e quindi sono, si sentono tra i, tra i ragnani, eccetera. E, mh, e lui invece del centrale non so niente, ma zero. Allora Kim è un po' la storia dell'anno scorso di Kuliba ha solo a certe condizioni. Ma il Bayern si dice che venda pure il De Ligt insomma non è una situazione perché anche per l'allenatore Bayern come hai detto tu c'è De Zerbi, c'è Xabi Alonso quindi è tutto in stand by eh, quello che so io un nome ce ne saranno tantissimi chiaramente ma un, un nome che piace tanto che costa ma piace è Buongiorno Mamma? Yes mm -hmm attenzione che piace anche al Milan che piace un po' a tutti che piace anche Beh, alla Juve sì sì sì, sì 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 però lui non credo voglia andare alla Juventus l'anno scorso ha rifiutato l'Atalanta e lui è cuore toro non penso che vada alla Juve andrà non un credo non, credo non è Bremer che non, non c'è un cane bianco nero no, e è uno di non, però costa tanto chiaramente sui 30 è forte ti tempo. piace Beh ma sai, io, io dico e forte mi piace devo, e devo poi ragionare su quello che può fare con Inzaghi perché Inzaghi tu gli dai Di Marco, Darmian, Cerbi Dumfries Mkhitaryan, Bollito, Tiurama che non segna e poi diventano questi quindi se, già, se Buongiorno già è una base da nazionale se il lavoro è questo cresce ancora di più quindi proiettiamoci a quello che può diventare e invece Scalvini viene visto più come braccetto ah esatto ecco questo eh. perché però con perché... Però... sta così l'Inter sarebbe proprio il centrale cioè, al eh, Archer, ma queste cose è... che Pavard fa il centrale quindi no perché Pavard vedi adesso che ha usmato non so se ha visto a Cerbi di infortunio di Vrij, il fatto che cercavano. lui ha detto ma io sono venuto per giocare nel mio ruolo e prima o poi no sì però sapeva all'Inter giocava a <ride> Lui magari centrale a 4 come ha fatto nello Stoccarda, eccetera, eccetera. E ma ha parlato di centrale, ha parlato l'altro ieri, eh? Sì, 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 ma lui già l'aveva detto. Ma è... Infatti era uno dei motivi, nel senso al Bayern continuavano a impiegarlo a Terzino, ma lui voleva <ride> giocare centrale. Chiaramente all'Inter è perfetto, perché può sia liberarsi per andare a attaccare come sua indole, hai visto, è pure bravo balisticamente, eccetera, eccetera, Mamma però mia. praticamente è un centrale. Centrale centrale, a tre, sì, può farlo in emergenza, però non credo sia, non, non è proprio marcatore, no? Alla cerbi così. Eh, è vero. Un po un po', invece, bo, buongiorno è un profilo italiano, no? Proprio il tipico profilo di, di quelli che stanno piacendo sempre più all'Inter in quest'anno. Poi da qui a dire che lo portano a Milano, ce ne passa, insomma. Però se potessero scegliere in libertà, andrebbero subito. il nome è buongiorno. Ve abbiamo detto tutto, chiaramente non ci poteva stare tutto, abbiamo fatto 9,53. Ringrazio tutti e... e stacco così. Buonanotte e grazie e sempre forza Inter. E tra poco ci abbracciamo tutti e spero venga anche Alessandro, come mi ha detto Inter Lazio. Eh, spero anch'io di offrirvi di offrirvi una birra, o un bicchiere di vino, in posto devi individuarlo, ma... A me, me l'unica cosa è dove i biglietti. Devo riuscire a trovare i biglietti. In qualche modo dobbiamo trovare i biglietti. I biglietti li troviamo Perché e non ancora, non nessun... sono, ancora non stanno in vendita. I biglietti li troviamo e non c'è nessun problema. E... e anche il posto per festeggiare... Adesso vediamo se in zona lì... Stadio che fa, fa se tutto va come deve andare comunque la, la, la cerimonia della consegna della coppa è proprio interlazio si sì, si sì, interlazio è l'ultima ma eh. faranno sempre così vedrai perché così evitano che, che il giorno preciso è 15 19, 19 è domenica 19 maggio però magari Beh, però io, più non, più io più sono più. Ah, a proposito non so con chi vieni io sono a Milano già perché si, si vota io sono giù e lavoro ho l'albergo dal 3 di maggio, infatti poi vorrei portare anche il buon Silvio e quindi io, io volevo andare pelle. anche Ah, ok, vabbè, sappi che io sono in un albergo poco costoso, ovviamente, col parcheggio di John in, in una città stupida. di Pagliazzi. Di pagliaccissimi sovietico, cazzo, con la cucina, con Silvio che cucina e i letti e volevamo andare a Reggio Emilia, perché il mio sogno è mandarlo in B il 5 di maggio col Sassuolo però ecco, io sono già, sono già a Milanopoli e volevo, una volta, festeggiare, festeggiare questa stella, metterla la mano nel portafoglio e trova, trovo poco, però magari due bidoni di birra dal vicino me li faccio dare e un po' di bottiglie di cartonate di tavernello e, e festeggiamo. Insomma, no? Da mangiare portate voi e il tavernello ci penso io. Però almeno ci salutiamo e ci vediamo, ok? Yes. Ma come non parliamo di festa? Ma a te la. Va. Con un maffanculo a Andy, ok? Nel finale. Ah, è vero, si sì, cazzo, urlano tutti in quell'albergo. <ride> dai, Silvio sì, dobbiamo andare a mandare in bil sassuolo. Eh, grazie a tutti e buonanotte e alla prossima trasmissione, penso, molto presto. È stata bella, una delle più belle da quando. Era ispirati, dai. si sì, ha ispirati, è vero, è vero. Cani! Fermi!